Bentornato, grandissimo onore per noi avere qui di nuovo Giancarlo di Tiamat. Oggi ci Benvenuto. Grazie, ciao ragazzi. Oggi Un ci saluto a tutti i tuoi followers. Mi sto modernizzando. la community dei bighelloni ha bisogno di qualche dritta sulla sovranità individuale, ma anche collettiva, appunto. E oggi siamo qui appunto per spiegare, per approfondire un po' quella che è la vostra piattaforma. La prima domanda è: sistemaeconomicosovrano.org è tua o è di un team di persone con le quali lavori? Allora, diciamo che abbiamo coinvolto un po' tutto il gruppo. Ci sono state diverse proposte, ma poi quella più appropriata, diciamo che è più frutto di una mia considerazione, in quanto sistema economico sovrano, che lo utilizzi in italiano o in una lingua internazionale, l'inglese o in spagnolo, è una sigla palindroma e rimane tale, letta sia da sinistra o sia da destra, e quindi al di là del significato delle tre parole, diciamo che anche a livello energetico ha la sua importanza. Quindi principalmente è stata la mia la scelta di mantenere questa denominazione, ecco. Avete usato anche la numerologia? La numerologia per alcuni tratti sì, perché comunque il simbolo è il fiore della vita, Sì, appunto, anche diciamo che il logo. sì, il logo ci siamo orientati chiaramente nei meandri delle energie esoteriche. Chiaramente ricordiamo che l'esoterismo è la conoscenza dell'occulto, che non vuol dire necessariamente che sia negativo, ma dipende poi dall'uso che si fa dello strumento. Quindi le energie sono importantissime, così come vengono usate per scopi negativi, si possono usare per scopi positivi. Chiaramente qui abbiamo voluto dare un imprinting energetico positivo al progetto, perché è un progetto che comunque si prefigge di liberare l'umanità dal sistema di schiavitù della moneta debito. E appunto qui scaturisce la domanda, no? Allora, partiamo da non mi ricordo, le golden rule di, non mi ricordo come si chiama, erano il perché, cosa, come. E per chi anche? E noi aggiungiamo anche per chi, con chi e tante altre domande attorno. Ma comunque allora, la core intenzione che ha scaturito la creazione di questa piattaforma, comunque l'idea di creare un progetto del genere, quindi era appunto l'intenzione di liberare, diciamo, l'umanità dal sistema schiavista del debito, no? Sì, e guarda, in realtà questo era un progetto che io ambivo già da diversi anni. Poi c'è stato anche l'incontro con altre realtà, con altri individui che avevano progetti similari, quindi ci sono più collaborazioni in questo progetto, anche se io poi sono il cofondatore ufficiale, uno dei cofondatori e anche responsabile del progetto. Quindi di portare avanti appunto il sistema fino al compimento, fino alla completa realizzazione. E c'è una parte del progetto Eden del nostro amico Claudio dalla Sicilia, per esempio, che è una parte importante. Anche lui da molti anni insegue questa volontà di liberare l'umanità dalla schiavitù, e l'unica maniera per liberare l'umanità dalla schiavitù è quella di riappropriazione della moneta, cosa che però purtroppo fino ad oggi la maggior parte degli individui, dei cittadini, pensava fosse possibile attraverso pressioni sui governi oppure attraverso la politica, senza capire che in realtà, essendo gli stati delle aziende private che curano esclusivamente i propri interessi, sarebbe, cioè non sarebbe, è utopico pensare che gli stati siano quelli che garantiranno in futuro la liberalizzazione della moneta e la libertà dei popoli, ma esattamente il contrario. Come dico io sempre, se il popolo è veramente sovrano, e lo è non perché c'è scritto su una costituzione,
Allora, chiedere a un padrone significa sottomettersi e ammettere di avere qualcuno al di sopra, quindi è irrealizzabile qualunque proposito. Invece bisogna agire perché i diritti si esercitano e non si chiedono, altrimenti si conferma di essere schiavi, si conferma di stare in questa condizione di schiavitù. Succubi dello statismo. Parole sante. Allora, esploriamo un attimo la bellissima piattaforma, che graficamente è davvero bella e intrattenente. Tutto questo che si gira col bel logo colorato. Devo dire che la ditta alla quale ci siamo rivolti, che potete trovare lì in calce, nei riferimenti, ha lavorato molto bene, un'azienda professionale del settore, tra l'altro lavora anche in campo finanziario, e si è impegnata anche perché l'azienda stessa crede nel progetto. Quindi è stato un valido aiuto, abbiamo anche seguito molti loro consigli, essendo già esperti nel settore da tempo, e quindi questo lavoro di equipe è stato produttivo, molto produttivo, e siamo ancora in fase iniziale perché questo è un prelancio e la parte grafica necessiterà ancora di un paio di mesi di lavoro per essere operativa al 100% con l'apertura del portafoglio, la blockchain associata e tutto il resto, l'e-commerce, e poi avremo modo comunque di parlare. Ah sì, potremmo fare già un'altra intervista quando tutto sarà pronto e operativo. Ma infatti, allora, abbiamo ricevuto anche di fare una mezza specie di appuntamenti che si susseguono per appunto andare ad approfondire ogni dubbio, ogni domanda, ogni tema che si potrebbe coprire, basandoci anche sulle domande che ci vengono poste nei commenti. Quindi vorrei ricordare a te che stai guardando, se hai qualche dubbio, qualche domanda, qualche quesito, qualche idea, facci sapere nei commenti, che nell'episodio 2, magari tra una o due settimane, andremo a trattare e ad esaurire tutto quello che c'è da dire riguardo a queste cose. Prima domanda, qui vediamo, no, questi numeri qui. Ci siamo subito chiesti, umani nel sistema, quasi, cioè più di 500.000 di umani nel sistema. Beh, diciamo che è un augurio, questo semplicemente, essendo un prelancio, chiaramente gli iscritti adesso li abbiamo su altri canali, oppure sulla chat all'interno, li abbiamo sull'email, ma non sono dati realistici, sono un po' pubblicitari, quindi è stata una scelta pubblicitaria. E vuole essere anche un augurio di essere tanti e anche di più di quelli che sono indicati, ma diciamo che è abbastanza comprensibile, anche se a qualcuno non è risultato tale, è chiaramente una forma pubblicistica, niente di più. Ok, allora noi ci auguriamo... Anche perché siamo appena usciti, quindi pochi giorni. Infatti, magari. Con 500.000 di persone. Allora, l'iscrizione vera e propria non è ancora fattibile, sarà fattibile quando la piattaforma sarà operativa al 100%, là ci sarà l'iscrizione all'accesso del conto, tramite l'accesso al conto, che attualmente, se viene cliccato, quel pulsante appunto spiega che è in corso di preparazione quella sezione lì, che è anche complessa, perché comunque considera che all'interno è come avere un sito, che però o meglio più siti. È come se ci fosse il sito di una banca commerciale, poi c'è come ci fosse all'interno il sito dell'istituto di previdenza sociale, perché abbiamo anche un reddito integrativo, che è una sorta di pensione, ma completamente diverso. È un po' come avere un eBay interno, perché ci sarà l'area e-commerce, è un po' come avere all'interno i vari siti dei ministeri, perché ci sono le aree tematiche sociali, quindi è un lavoro molto grosso. Veramente sono più siti, in realtà più tematiche messe insieme, quindi è un progetto veramente grandioso, oserei dire. Le due quasi 3 milioni di ore di lavoro, però allora si avvicinano alla realtà. Sì, speriamo. Ma lì dipenderà poi da quanto vogliamo impegnarci. Sicuramente non sarà più come allo stato attuale, che siamo schiavi vita natural durante, si può dire, fino a consumazione, fino a esaurimento. Esatto. Allora, ragazzi, cerchiamo con i nostri network di mettere insieme le forze, di mettere insieme i contatti, di mettere insieme l'esperienza, le idee, e di partecipare attivamente a questo progetto e dare una mano a Giancarlo e al team. Allora, poi, la prima cosa che ci è stata chiesta è quella dei conti, appunto.
specifichiamo di nuovo che i conti ancora non sono utilizzabili e che tutta quella parte di piattaforma è ancora work in progress. Comunque, esatto. Perché 5 tipi di conti? O comunque... Allora, 5 livelli, praticamente 5 livelli retributivi, perché torniamo al discorso della numerologia e delle forme perfette, un po' come abbiamo usato anche il teorema di Fibonacci. Quindi il 5 è la rappresentazione della creazione fondamentalmente, quindi è un po' come la stella a 5 punte, il pentagono, il 5 è uno dei numeri che rappresenta il creatore, quindi c'è dietro tutto un lavoro che adesso spiegare sarebbe anche un po' più complesso. E poi anche le retribuzioni che hanno dei numeri comunque tra il 3, il 6 e il 9, che anche qui a livello numerologico hanno la loro importanza. Tra l'altro non permetteranno grandi differenze di retribuzione tra il livello minimo e quello massimo, però era necessario in ogni caso distinguere, perché non potevamo fare parificare tutte le professioni, perché chiaramente ci sono professioni che meritano un po' più di attenzione dal punto di vista economico, magari per il rischio, per l'impegno e quant'altro, ma comunque sono livelli abbastanza vicini gli uni gli altri, e abbiamo utilizzato appunto della numerologia, quindi delle quotazioni orarie che riprendono un po' i numeri, quelli che sono i numeri più importanti, che sono appunto il 3, il 6 e il 9 in questo caso. Sì. Ecco, quindi è calcolato anche a livello energetico, perché stiamo andando su un nuovo paradigma e quindi non bisogna ragionare solo con la testa, con una questione materialistica, ma anche energetica e spirituale. Ci sta. Tutto possiamo... in armonia. Allora, ricondividiamo un attimo lo schermo e arriviamo alla moneta, il DIN. E qui no, c'è scritto istituto di natura naturalistica. Sì, sotto il diritto naturale. Praticamente è sganciata da qualunque tipologia di normativa creata dall'uomo all'interno della giurisdizione del diritto positivo o comunque del diritto classicamente detto, no? Così conosciuto come tale. Diritto naturale significa rientrare in quella che è la condizione umana di leggi divine o leggi naturali immutabili, cioè sono immutabili dall'uomo e lo rappresentano all'interno di quella che è la creazione. Quindi non possono essere modificate. All'interno di questa non modificazione del diritto naturale esiste necessariamente la possibilità di vivere in armonia e di essere padroni più che padroni, figli di questo pianeta, della Terra, ed essere comunque creditori di tutto ciò che il pianeta mette a disposizione, non debitori, soprattutto nei confronti di terzi personaggi, organismi e quant'altro, che sono tutte finzioni comunque giuridiche. Perciò si torna a parlare di armonia, tutto ciò che è disponibile in abbondanza attorno a noi, ma che ci viene elargito col contagocce a causa di un'elite che è padrona fondamentalmente del denaro e che è lo strumento col quale veniamo schiavizzati da millenni. Quindi diritto naturale significa stare in ogni caso fuori da qualunque normativa che possa essere emanata da fonti giuridiche di qualunque genere, di qualunque livello. Il nome DIN invece da dove proviene? Ma DIN in realtà è usato in molte nazioni, però fondamentalmente, essendo un progetto che nasce in Sardegna come seme, anche in Sardegna è un DIN o il dinaro, dinari, sono comunque termini molto antichi con i quali si identificano appunto i valori monetari, in particolar modo quelli metallici, che sono all'origine degli scambi. E quindi abbiamo voluto dare questo termine, e anche qui c'è un'impronta molto forte personale, mia personale, però se andiamo in giro per l'Italia il DIN lo sentiamo un po' ovunque, anche a Milano, no? Il DIN, così scherzosamente, lo si sente un po' ovunque, anche all'estero, anche in Grecia, se non ricordo male, il termine col quale si identifica il denaro è similare, adesso non me lo ricordo, comunque lo troviamo un po' in tutti i paesi neolatini, nei paesi del bacino mediterraneo.
pensavamo che provenisse da un acronimo o qualcosa, comunque ok. Qui la Gio aveva una domanda. È proprio in lingua sarda può essere utilizzato così o anche come diminutivo, ma è all'origine, l'origine che abbiamo preso è proprio la lingua sarda, che comunque è una lingua antichissima, contrariamente a quanto sia sempre stato insegnato nelle scuole tradizionali. Forse all'origine anche di molte altre lingue, compresa quella latina. Non forse, vabbè, questo lo lasciamo... Probabile. Probabile, mettiamolo sulla probabilità. Non voglio innescare polemiche. Ognuno si mantenga sulle sue convinzioni. E chi ha capito, chi doveva capire, ha capito. Ecco, sì. Comunque la mia domanda, Giancarlo, era: questa moneta si può utilizzare soltanto all'interno del sistema? Perché comunque allora, l'obiettivo è spingere le persone a utilizzare questo nuovo sistema. Quindi l'obiettivo è, certo, l'obiettivo è spingere più persone a utilizzare questo sistema e toglierle dal circuito tradizionale. All'inizio saranno, sicuramente coesisteranno, perché non, il salto non può essere immediato, così come non è stato immediato il passaggio dalla lira all'euro. Abbiamo avuto necessità di qualche anno di comprendere, all'inizio non è stato neanche così facile. E quindi ancora più difficile sarà comprendere un paradigma che è completamente diverso, perché allora si parlava di un semplice cambio tra due divise diverse. Ora stiamo parlando di un paradigma completamente diverso, che poi non è neanche tanto difficile da comprendere. In realtà è facile, è difficile da interiorizzare. E quindi sicuramente coesisteranno per un certo periodo di tempo. Noi speriamo che questo periodo sia quanto più breve possibile, perché comunque siamo anche consapevoli, almeno noi, di quello che ci attende a breve e quello che già stiamo vivendo con il progetto che l'elite ci sta riservando con questa pantomima della, non pandemia, ma pantomima del coronavirus. E quindi bisognerà dare molta enfasi e diffusione al progetto, perché comunque sia i numeri portano a aumentare il potere di contrattuale di qualunque progetto, che sia esso economico o finanziario, sia di altro genere. Quindi più saremo, più transazioni si effettueranno all'interno del sistema, che all'inizio sarà chiuso, e più potere contrattuale potremo avere. Ma non solo, perché comunque con la collaborazione con una criptovaluta all'interno di una blockchain, di una piattaforma blockchain, in realtà con un doppio passaggio potremo comunque scambiare i DIN in euro o in altre divise attraverso questa collaborazione, che partirà unitamente alla nostra stessa piattaforma. Ci sarà il wallet consociato disponibile all'interno della piattaforma, quindi ci sarà una doppia circolazione sia in un senso sia nell'altro, e potrà, quindi il DIN potrà anche essere cambiato con altre valute, ribadisco, attraverso comunque una consociata. Non potremo farlo all'inizio direttamente, però sottolineo, perché è importante comprendere questo punto, che la forza contrattuale anche con istituti bancari di un qualunque progetto economico e finanziario sia nel momento in cui i numeri crescono, e così come crescono anche le transazioni. Quindi è fondamentale diffondere questo progetto e farlo proprio, ecco, sostituirlo proprio al precedente. Poi le cose verranno da sé, perché bisogna anche comprendere un punto importante: l'economia sta morendo. E nella piramide economica tu puoi anche eliminare un piano, un livello, che la piramide si regge in piedi, ma se elimini il livello base, che è quello della mancanza di denaro contante, o meglio di massa monetaria, e di conseguenza la carenza di clienti, tutta la piramide va a crollare. Cioè, se non ci sono i clienti si ferma tutto l'ingranaggio, tutto il meccanismo. Perciò è necessario che tutta la linea, tutta la filiera si trasformi all'unisono, perché diversamente l'ingranaggio si bloccherebbe e causerebbe il fallimento di migliaia, decine di migliaia di aziende, cosa che peraltro sta già avvenendo e continuerà ad essere, perché questo è l'obiettivo dell'elite globale, o globalista per meglio dire. E questo DIN su quale valore è basato, a differenza dell'euro che non vale niente, diciamo? Allora, il DIN si basa sul rapporto prestazione d'opera, quindi energia individuale, calcolato in base al tempo. Perciò è la propria
energia trasformata in valore attraverso il conteggio del tempo, che è lo strumento di misura col quale possiamo identificare una prestazione d'opera dell'uomo. L'unico modo per poter avere un parametro corretto e uniforme tra tutti i partecipanti. E qual è il valore di un'unità di tempo, che sia un'ora? Il valore fa parte di quei 5 livelli che abbiamo menzionato prima, che parte da 30 e arriva a 150. Chi stabilirà il livello sarà l'intera comunità che al momento dell'iscrizione si esprimerà in tal senso per varie figure. L'insieme di questa sorta di preferenze, di votazione, il sistema non farà altro che calcolare in automatico le varie indicazioni degli iscritti e le calcolerà e attribuirà però ciascuna professione il pari livello, quindi non c'è una responsabilità diffusa di tutta la comunità per la scelta dei livelli. Ok, domandine un po' più tecniche sulla blockchain, posso fartele? Ma guarda, io non sono proprio un esperto di blockchain, ma proviamo a risponderti, anche perché fondamentalmente noi non avremo la blockchain, ma saremo connessi a una blockchain. Quindi cioè non saremo internamente, direttamente col DIN, ma attraverso il Dynasty Coin che ci farà da tramite per la piattaforma. Comunque sarà, poi le istruzioni saranno chiaramente indicate nella piattaforma, nella parte del portafoglio, che è quella che ancora deve uscire. Però chiedi pure se sono in grado di risponderti, chi ci vorrebbe il nostro collaboratore, collega, anche responsabile della piattaforma del Dynasty Coin, magari potrebbe essere più preciso, però avremo modo più avanti, appena avremo un po' sistemato le parti tecniche, di approfondire sicuramente con altre live e quant'altro per spiegare meglio il tutto. Ah, se riesci al prossimo appuntamento porta anche lui, così possiamo... Certo, possiamo fare sì, un collegamento a tre. Allora, una domanda che mi sorge spontanea, conoscendo molto molto bene l'ambito blockchain, cripto e finanza tecnologica, è appunto, è una blockchain nativa programmata da voi oppure vi appoggiate al codice di un'altra? No, è indipendente, creata ex novo appunto da un informatico italiano, anche lui, che ha fatto un bel lavoro e una progettazione di parte di sana pianta da zero, e si appoggia solo come, nel senso che è all'interno di circuiti, ma è stata creata ex novo, quindi è totalmente indipendente ed è italiana a tutti gli effetti. Ok, non conosco Dynasty Coin, comunque posso immaginare che sia una piattaforma per la creazione di token e con smart contract. Che essa stessa, sorgerebbe la domanda, essa stessa si appoggia a reti come quella di Ethereum oppure è nativa? Questo non te lo so dire esattamente in quale piattaforma si appoggia. Mi pare di ricordare che si appoggia in piattaforme dove all'interno ci sono anche altre divise, però per questi dettagli è meglio parlarne direttamente con chi ha creato la piattaforma. Io curo la parte del DIN, quindi non ho avuto ancora modo di entrare troppo nel dettaglio, perché già seguire la progettazione di questa piattaforma, posso garantirti, tra i numerevoli impegni che già mi vanno addosso, è un progetto veramente impegnativo per quanto mi riguarda, quindi faccio fatica a seguire anche il resto, devo essere sincero. Ok, allora lo lascio ai professionisti del settore. Ok, allora domanda facile. È una stable coin, quindi da valore stabile, oppure cresce in base a... Allora, il Dynasty Coin che è quello che noi utilizzeremo per il passaggio con l'euro, ha sia una cripto stabile, sia una... adesso mi sfugge il termine tecnico, è variabile, volatile. Quindi ha due tipologie, sì. Quindi sia l'una sia l'altra. Naturalmente noi avremo un fisso con loro e poi dipenderà, insomma, deve essere chiaramente il più vantaggioso possibile, perciò abbiamo possibilità di contrattare con loro quale sarà il valore tra la nostra e la loro, per poi rapportarci all'interno della blockchain. Ok, ci sono riserve auree cioè che fanno da standard per la moneta, oppure... No,
No, perché l'energia garanzia è l'uomo, è il proprio valore, cosa che in realtà è già adottata da molto tempo dall'elite finanziaria, perché per chi non lo sapesse, ricordiamo che in realtà tutta la finanza internazionale si basa sull'elemento uomo quale bene in garanzia dell'intera circolazione monetaria, finanziaria internazionale. Questo molti non lo sanno, ma in realtà già l'elite questo lo fa, ci usa come bene in garanzia di quei titoli che loro stessi emettono e poi commercializzano a livello internazionale, lasciandoci neanche le briciole di tutto questo giro vizioso. Esatto, lo fanno molto meglio di noi da molto tempo. Esatto, quindi appunto non c'è nessuna riserva aurea, ma poniamo al centro dell'attenzione il valore dell'uomo e le sue capacità. Infatti leggevamo anche, non saprei dove andarlo a ritrovare adesso sul sito, comunque da qualche parte, se ragazzi lo spulciate un pochino, c'era anche scritto appunto riguardo cosa, dai? Aspetta, riguardo al raddoppiamento, se si è leggermente impediti per via naturali, ma intanto addirittura sì. la triplicazione, no? Appunto è... Certo. Ma... Per coloro che hanno delle limitazioni della prestazione occupazionale, è previsto... Allora, facciamo una premessa, c'è un reddito di esistenza uguale per tutti, perché okay, nasciamo tutti uguali e quindi il reddito è uguale per tutti, indipendentemente dalla prestazione d'opera che poi si andrà a svolgere. E questo valore sarà raddoppiato nei confronti di coloro che hanno delle limitazioni parziali e sarà triplicato invece per coloro che non possono prestare la propria opera al 100%, quindi che sono inabilitati. E questo valore sarà sommato a quello che è il reddito di esistenza, andrà a sommarsi quotidianamente. È un valore quotidiano che è previsto dall'iscrizione sino al trapasso. Ecco, una cosa importante, ne approfitto nel dire che al trapasso il conto si estingue insieme al titolare, cioè non ci sono lasciti, non ci sono eredi, perché essendo l'energia individuale è legata al soggetto, al titolare del portafoglio, alla chiusura, o meglio al trapasso del diretto interessato, il conto si estingue. E le monete o comunque il valore che poi rimane in questo conto? Si azzera. Ma non viene ridistribuito? No, si azzera. Perché è legato appunto energeticamente al titolare, quindi si estingue con esso. Ok, poi da vedere anche... Questo evita sicuramente situazioni di... come condizioni di inflazione e deflazione, perché c'è un maggiore controllo del flusso monetario. Non può essere speculato, non ci può essere una speculazione sull'ascito. Ho visto anche che c'è la possibilità di avere prestiti sia personali che collettivi per progetti, idee. Sì, certo, sì. Se si vuole raggiungere un progetto, basta avere il progetto e si crea la moneta corrispondente, né più né meno di quello che dovrebbe fare un vero Stato, che non fa, senza interessi, perché non, l'interesse è solo un altro sistema di schiavitù che ti pone in una condizione di perenne sudditanza. Nel momento in cui occorre una cifra, si crea dal nulla, si trasforma in quello che è il progetto e poi si restituisce man mano, ma senza interessi. Perché se io ti do una bicicletta in prestito, non te ne chiedo una in mezzo, una ruota in più. Mi dai indietro una bicicletta. Magari mi avrei consumato un po' i pneumatici, ma gli dai una lavatina e siamo pari. Ma non è che gli devi restituire una bicicletta in mezzo, no? Devi smontare una ruota da qualche altra bici perché devi accontentare la mia smania di potere. Quindi questi sono paradigmi che purtroppo ci hanno inserito sin da piccoli, progettando la nostra povera mente e facendoci credere che l'unico sistema economico è quello che noi abbiamo sempre conosciuto, ma non è così, fortunatamente. Siamo partecipanti attivi a crearne appunto uno nuovo, quindi è indispensabile comunque creare un circuito di negozianti e di utenti alternativo al circuito SEPA, al circuito comunque dei pagamenti Eurofiat e tutto il resto. Sì. Beni e servizi.
come vi immaginate di iniziare? Cioè, c'è la piattaforma, chiunque vuole si iscrive e da lì si crea il circuito, o c'è anche un progetto di affiliazione dietro, di incentivi all'allargamento? No, allora, intanto abbiamo già un'area marketing dove molti si stanno preparando per avere delle competenze specifiche nel come presentare il progetto. Stiamo già raccogliendo molte adesioni, ci stiamo organizzando in tal senso. Non abbiamo molto tempo perché, come sappiamo, ci stanno già preparando il secondo lockdown, la seconda reclusione indotta, quindi bisogna comunque accelerare i tempi e creare questo circuito chiuso, che all'inizio sarà chiuso ma in futuro non lo sarà sicuramente più, ed è l'unica maniera per sottrarre energia al sistema e togliergli le armi che hanno per ricattarci, perché fondamentalmente tutta l'amministrazione pubblica è sotto ricatto di una paga, e quindi agisce come agisce esclusivamente perché tengo famiglia, no? Perché il 27 ricevono le crocchette, come le chiamo io. E quindi l'unica maniera per togliere energia a questo sistema è crearne uno parallelo e far sì di far transitare più persone possibile nel nuovo paradigma. E ti dirò che molti che stanno aprendo un po' la mente stanno cominciando a capire che rimanere all'interno del sistema porterà loro solo sciagure. E mi riferisco in particolare, così come stiamo constatando, che i settori più bersagliati sono quello sanitario e quello dell'istruzione, quindi insegnanti e personale medico e infermieristico, senza escludere poi tutti gli altri. Un po' meno il settore delle forze dell'ordine, perché quelli sono inquadrati, purtroppo sono dei burattini, perché oltre ad avere subito un lavaggio del cervello un po' come tutti gli altri cittadini, alla pari di tutti gli altri, ne subiscono un secondo, vengono forgiati mentalmente una seconda volta all'atto dell'arruolamento, quindi sono i perfetti burattini che servono appunto agli stati per mantenere il disordine. E quelli, con quelli è un po' più dura, anche se all'interno ci sono, per carità, delle persone coscienziose in minima parte, però l'unica maniera per combattere, tra virgolette, il sistema è togliergli l'ossigeno, togliergli l'alimento, la sostanza nutritiva, e quindi portare più persone possibili, o meglio più individui possibili all'interno del paradigma, del nuovo paradigma. È l'unica maniera con la quale si può, tra virgolette, combattere il sistema. Perché combatterlo direttamente in realtà si sta facendo la guerra un po' da solo, e poi è la guerra dei poveri, bisogna comprendere che sono dei poveri idioti, proprio idioti, ma sono ignoranti, profondamente ignoranti, selezionati appositamente nel tessuto sociale per la loro poca malleabilità mentale, a differenza dell'elite, dei vertici, che invece sono puntualmente all'interno delle logge massoniche, e che non fanno altro che dettare ordini che i burattini poi eseguono puntualmente come degli autori. Quindi c'è molto lavoro da fare. Insomma. Altro passo importantissimo, no? Per quel dubbio che diceva anche Giorgio prima, poi questa moneta e questo sistema economico potrà essere scambiato con il circuito che comunque è quello bancario, perché se c'è gente che deve pagare bollette in euro, o comunque un'assicurazione della macchina o un po' di cose così. Noi speriamo che anche le istituzioni assicurative scompaiano, ma per quello c'è bisogno, proprio nell'infrastruttura tecnologica, c'è bisogno di un buon accreditato exchange, o comunque borsa online, per scambiare la moneta digitale in euro. Voi avete già qualche contatto con exchange importanti per farvi listare, mettervi in lista? Perché questo è un passo difficilissimo che conosco molto bene. Beh, quello che dicevamo prima lo potremmo fare attraverso questa criptovaluta consociata. Inizialmente direttamente non è possibile perché non siamo all'interno di quella struttura, perché il nostro è un progetto che vuole essere rivoluzionario e non vuole alimentare il sistema attuale. Quindi è un periodo di transizione che speriamo duri il meno possibile, perché una volta che questo sistema sarà compreso, il resto dovrà morire necessariamente, non ha più senso di esistere. No, non questo non vuol dire che non comporterà sacrifici, perché se continuiamo a essere allacciati all'Enel è chiaro che dovremmo pagare una bolletta, ma all'interno dell'e-commerce noi ci auguriamo, cosa della quale stiamo lavorando, di poter far entrare la vera free energy, che non sono i pannelli fotovoltaici e l'eolico, che all'interno di un'area protetta extraterritoriale, extradoganale, possa finalmente scambiare, perché non parliamo di compravendita ma di scambio,
scambiare i propri prodotti, che cosa che oggi non è possibile all'interno di siti tradizionali, perché il sistema chiaramente boicotta tutta quella che è la vera free energy. Siamo arrivati a un punto che questo non è più ammissibile, fondamentalmente. Quindi potremmo anche scordarci le auto a carburante, a combustibili fossili, o l'energia elettrica delle centrali tradizionali, perché l'obiettivo è quello comunque di passare alla vera free energy. Vogliamo arrivarci il prima possibile, ai bar avete tutto il nostro supporto. E noi conosciamo anche exchange, quindi borse online di criptovalute italiane, dato che abbiamo fatto parte comunque del panorama fintech italiano negli ultimi 6-7 anni. E abbiamo tutti i contatti, quindi se avete bisogno di parlare con, che ne so, The Rock Trading, se non ci arrivate per vie traverse, possiamo offrirvi il nostro aiuto per trovare collaborazioni in blockchain per voi, che comunque vogliamo partecipare attivamente e dare valore senza voler nulla in cambio, semplicemente aggiungere valore. Dobbiamo crescere in qualche modo. Sì, noi dobbiamo arrivare alla completa autonomia. Questo sistema permetterà la totale autonomia individuale e prima ancora che collettiva, quindi la massima espressione delle potenzialità di ciascuno all'interno della società in base alle proprie volontà, al proprio tempo, senza ricatto alcuno, senza costrizioni, anche perché la trasformazione delle ore non è soggetta a interventi di terzi, cioè non c'è più la figura del datore di lavoro al quale siamo legati per ottenere una paga, una remunerazione, una mensilità, ma è il diretto interessato che va a caricare le proprie ore nel proprio portafoglio. Quindi anche se laddove ci fosse un datore inteso come colui al quale prestiamo la nostra opera, non sarà lui a elargire la paga, ma saremo noi stessi a trasformare quello che è il nostro tempo, quindi il nostro valore, nel nostro denaro. Non abbiamo bisogno di terzi che remunerano la nostra attività, perché saremo noi stessi a trasformare il nostro tempo in valore. Questo è fondamentale, è la chiave del sistema economico sovrano, è proprio questa. Perfetto, ok, grazie di avercelo fatto comprendere. Beh, se vuoi adesso potremmo passare ad una delle domande scaturite dal nostro gruppo. Ragazzi, andate sul gruppo The Bighelloni Chat per poter partecipare a cose del genere. Quando abbiamo interviste, quando dobbiamo fare scelte, quando chiediamo direttamente a voi e ci buttate tutto sul tavolo. Allora, ci è stato chiesto: il tribunale popolare in cosa differisce dagli altri tribunali già esistenti ed è compreso nel sistema economico sovrano? Allora, il Tribunale Popolare è garante del sistema economico sovrano, e anche il Tribunale che è nato prima è sotto il diritto naturale. Ricordiamoci che in realtà i tribunali ordinari non sono tali, cioè i giudici che noi chiamiamo così con questo epiteto non sono giudici, ma sono esecutori amministrativi eletti da un Presidente della Repubblica che non è altro che un direttore di una corporazione di natura privatistica. Il vero tribunale è il tribunale del popolo ed è al di sopra di qualunque altro tribunale, proprio in virtù del fatto che è sotto la legge naturale, che è all'apice di tutte le altre tipologie di diritto. In realtà questa è una cosa che pochi conoscono, anzi la massa fondamentalmente non sa assolutamente nulla. E questa è una pecca, perché è frutto di un indottrinamento anch'esso plurisecolare, che ci ha fatto credere che c'è qualcuno al di sopra di noi, quando in realtà è il popolo al di sopra di tutto. Soprattutto è al di sopra delle vesti, perché ricordiamo che le vesti, cioè le maschere o le figure professionali, sono qualcosa di non tangibile. Una maschera comporta una rappresentazione teatrale, una finzione. L'unica cosa vera che è tangibile è l'essere, o meglio, l'uomo e la donna naturali, viventi. Tutto il resto sono finzioni, no? Quando si indossa una maschera poi si finge di essere in un teatrino, di avere una funzione che in realtà è creata dal nulla, cioè non esiste, non è tangibile, come non è tangibile lo Stato, come non è tangibile l'amministrazione pubblica. Se non ci fosse al suo interno l'uomo vivente, non potrebbe neanche esistere, non potrebbe funzionare. Ricordo anche che
le strutture, le varie strutture amministrative possono dialogare solo tra di loro, no? Una struttura amministrativa non può dialogare con un uomo vivente, tant'è che se non comprendiamo questa che è la vera chiave di svolta, cioè che noi non siamo quel nome e cognome col quale erroneamente ci identifichiamo, non ne usciremo mai. L'amministrazione pubblica dialoga con un nome e un cognome, non può dialogare con un uomo vivente, perché non è allo stesso livello dal punto di vista giuridico. Cioè una cosa non tangibile non può dialogare con una cosa tangibile, qual è l'uomo. Quindi quando l'amministrazione dialoga, dialoga col soggetto giuridico, che tra l'altro è di loro proprietà. L'errore sta nell'identificarci in quel qualcosa che non siamo noi e tra l'altro non neanche ci appartiene. Ti posso un attimo sottoporre un caso realmente accaduto? In famiglia, non definisco chi, comunque è un finanziere, fa parte della Guardia di Finanza. E l'altro giorno a tavola stavamo cercando di spiegargli, no, la frode del nome illegale, la personalità di paglia, certificato di nascita, bond, tutto quello che c'è dietro, che ormai sappiamo, detto, ristradetto, e tu c'è. E però c'è stata posta questa domanda, molto interessante, no? Se uno delle forze dell'ordine deve identificare qualcuno e tu gli passi Jane o John Doe, non ti può identificare. E non ti può identificare. A quel punto, cioè, quando effettivamente, no, stai commettendo un qualcosa, un reato, secondo loro, devono farti un verbale, devono identificarti, tu come dovresti rispondere? Cioè, lì come stanno davvero messe le cose? Io non mi riconosco con il nome scritto su questa patente. E loro ti dicono bene. Però se lui ha ucciso qualcuno, per dire, guidando, come si fa? Allora, beh, intanto chiaramente noi ci riferiamo a delle condizioni di vita normale, no? Tra persone viventi, non tra criminali, perché chiaramente se uno commette un crimine in qualche maniera bisogna anche intervenire, tutto sta a capire in quale quadro giuridico lo si può fare. Ma mettiamoci, parliamo anche, mettiamoci anche che magari non pagare il bollo dalle forze dell'ordine può essere visto come un reato. Mentre dal nostro punto di vista, allora, sì, è una tassa. Bisogna distinguere, certo, innanzitutto bisogna distinguere quelli che sono i crimini, che sono azioni che vanno contro il diritto naturale. Un crimine può essere chiaramente uccidere una persona, per parlare di condizioni estreme. Mentre il reato è qualcosa che va a ledere quelli che sono i codici stabiliti da uno Stato, da un'autorità, pseudo-autorità o ritenuta tale. Il punto è che lo Stato gestisce appunto non gli uomini viventi, non li può gestire in quanto struttura non dotata di tangibilità, quindi può dialogare solo con i soggetti giuridici, come dicevo prima. Il soggetto giuridico è appunto il nome e cognome, tant'è che il finanziere stesso ti avrà confermato che la prima cosa che il finanziere chiede quando entra in un locale pubblico è la licenza, non è che chiede chi è il titolare della licenza, ma chiede la licenza, perché loro hanno autorità sulla licenza, come hanno autorità su tutto ciò che comporta licenze e autorizzazioni, che sono appunto riferite al soggetto giuridico, che essendo tale, essendo quel nome, che il soggetto giuridico intendo il nome e cognome, che essendo di proprietà dello Stato, giustamente in tutte le condizioni amministrative fa sì che lo Stato abbia il potere di agire su quel soggetto, perché è di sua proprietà. Ecco perché possono con molta nonchalance ritirarti un qualunque tipo di documento, così come ti viene rilasciato, perché è di loro proprietà, non è nostro. Noi ne abbiamo una concessione d'uso e possiamo riferirci alla patente come a un diploma, a una laurea, a un ordine, all'iscrizione a un ordine professionale, a una licenza, a un conto corrente, è tutta roba loro, perché il soggetto giuridico è roba loro. Nasce come finzione ed è la finzione con la quale ambienti particolari, esoterici, adesso non mi addentro perché è molto complesso l'argomento, comunque riescono a schiavizzare l'uomo, ed è l'unico modo col quale l'avrebbero potuto fare. Non potendo agire direttamente sull'uomo vivente, hanno fatto sì che l'uomo stesso cadesse nel tranello del riconoscimento di quel soggetto giuridico che non è. Perché, come ribadivo prima, il nome e cognome di proprietà di chi lo ha creato è un copyright ed è dello Stato, non ci appartiene, ed è errato, completamente errato, identificarci in quello. Il grande trappolone
proprio in quello, nel famoso peccato originale o debito originale, debito all'origine, che è proprio il riconoscimento del nome e cognome da parte di un uomo vivente. Che l'uomo non ha un nome, ha un appellativo, che è una cosa ben diversa. Infatti ricorderete tutti che a scuola si parlava di appello, non di nominativo o di... come lo vogliamo chiamare, proprio perché l'uomo ha un appellativo e non un nome. Il nome si dà alle cose e agli animali. E l'appellativo non è altro che un insieme fonetico col quale attirare l'attenzione, che è ben diverso invece dal nome e cognome, che è un creato ex nihilo dal nulla con la frode alla registrazione in comune presso l'anagrafe di un qualcosa che in realtà appartiene allo Stato e dove, tra le altre cose, manca un riconoscimento ufficiale di proprietà del bambino da parte della madre, che è l'unica che può rivendicare la proprietà del proprio figlio entro 40 giorni dalla nascita, cosa che invece viene in qualche maniera frodata dall'amministrazione pubblica all'insaputa comunque della maggior parte degli addetti ai lavori, che fanno quello che gli è stato insegnato di fare dentro quei parametri dai quali non escono, che sono pagati per quello. E con questa frode all'origine, praticamente quello che dovrebbe essere un bambino di proprietà della madre diventa in realtà un bene che non si sa bene, scusate il gioco di parole, la propria provenienza, non c'è la rivendicazione della proprietà, viene dichiarato da un dichiarante che può essere chiunque, non necessariamente il padre, è un qualcosa che viene trovato, per quale nessuno rivendica la proprietà, diventa di proprietà di chi lo ha trovato. Il bambino da chi viene trovato all'atto della nascita, dalla comparsa dalle acque materne o dalle acque, perché siamo sotto il diritto dell'ammiragliato, viene trovato dall'ostetrica, che è un ufficiale di Stato. Quindi lo Stato si appropria di quel bene disperso in mare che arriva dalle acque materne. Un po' come una barca senza equipaggio viene trovata in mare, compare, no? Compare, nasce il natante, e quindi ecco che la proprietà diventa dello Stato per via di questa frode, fondamentalmente una frode, all'insaputa della maggior parte delle persone, anche se ormai negli ultimi anni questa cosa sta venendo fuori sempre più prepotentemente. Diciamo. E con la quale alla fine diventiamo anche corpi di proprietà dello Stato. Ecco perché lo Stato può intervenire e sanzionare penalmente, per esempio, laddove ci sia un danno causato da un incidente stradale, un automobilista per colpa lieve o grave, quella che sia, causa danni a terzi. Quindi anche se non c'è la richiesta a danno, lo Stato interviene perché si arroga il diritto di essere il proprietario dei nostri corpi, proprio in virtù del fatto che nessuna mamma ha mai rivendicato la proprietà del proprio figlio all'atto della nascita. Non lo sanno. Condividi questo video che dobbiamo far sapere alle mamme come e cosa succede all'atto della nascita dei propri bambini. Condividi queste informazioni che Giancarlo ci sta donando, davvero. Se sono stati utili a te, falle essere utili a chiunque altro. Passi tra i tuoi social, gruppi Facebook, gruppi Telegram, ragazzi, queste cose oggi più importante che mai prima saperle far proprie e saper trovare appunto la strada alternativa. Rivendicarle. Una domanda che mi è sorta così parallela, no? Se io volessi guidare la macchina ma senza riconoscere il mio soggetto giuridico, quindi la patente, il nome sulla patente, cioè posso guidare la macchina senza patente? Guarda, è una cosa che in Inghilterra avviene regolarmente, perché la metà degli abitanti non possiede una patente. Ricordiamoci che la patente è appunto rilasciata dall'amministrazione al soggetto giuridico, di cui noi ne portiamo il documento in giro, ma non siamo noi, non è nostro, né il documento né quel nome, abilita a una circolazione laddove c'è un'attività economica, cioè c'è un introito, perché tutto nel mondo è commercio, ma il commercio è relegato ai morti viventi, cioè al diritto. Il diritto è fondamentalmente una frode. L'uomo naturale non ha bisogno del diritto, delle normative, ha bisogno solo di seguire quelle poche leggi naturali che sono di rispetto del prossimo e dell'ambiente, della terra che lo ospita, e di onorare i contratti, o meglio gli accordi presi con altri uomini. Tutto il resto fa parte del diritto, che è una finzione, è una grande illusione.
che senza il nome e cognome non avrebbe, cioè senza le maschere, senza queste figure non tangibili, quindi questo, lo straw man, il famoso straw man, uomo di paglia, non avrebbe modo di esistere il commercio, perché tra uomini non c'è commercio, c'è collaborazione, c'è scambio, c'è una sorta di libera, come li posso dire, sì, cioè una collaborazione, ho detto bene prima, scusate, mi sto un po' incartando, tra uomini viventi c'è la collaborazione, tutto il resto appartiene al commercio, quindi alle figure giuridiche, a un qualcosa che è stato creato per ingabbiare l'uomo. Mm. E quindi è fondamentale. Effettivamente, no, come la licenza di commercio, come la licenza per un bar, c'è, esatto, anche la licenza di guida. Te dici, esatto, in Inghilterra le persone la licenza di guida tante non ce l'hanno. Qua in Italia però ci stanno i blocchi stradali, la polizia quando ti chiede la patente che non ce l'hai e ti fa la multa, tu la multa la incassi ma non la paghi? O come reagiresti tu? Cioè, come fai? Allora, sì, no, spiego, perché questo vale per tutti, non solo per me. Intanto, se andiamo a vedere il termine licenza, deriva da licenzioso, che è un comportamento irregolare. Quindi già ti stanno dicendo che tu, se chiedi una licenza, stai facendo qualcosa di non trasparente, di non pulito, che è fuori da quella che è la legge naturale, no? Sei in contrapposizione con la legge naturale, perché ti dicono sempre tutto prima che tu accetti, in quanto la licenza non è mai imposta, nessun tipo di licenza imposta, ma richiesta direttamente dal soggetto. Può essere una licenza di guida, una licenza di pesca, di caccia o qualunque altro tipo di licenza, compresa quella di apertura di un esercizio commerciale. Il punto è che per scambiare l'uomo vivente non ha bisogno di una licenza. Ma se entra nel commercio, a quel punto, siccome il commercio è una di quelle attività illecite, o meglio illegali, perché l'uomo vivente non ha bisogno di questo strumento che è in mano loro, quindi ti fanno rientrare, è un po' come entrare in un'area dove ci sono delle regole che a te non piacciono, ma se entri in quell'area devi rispettarle, no? Un po' come entrare in un campo di calcio, ci sono delle regole, se tu entri devi avere la maglietta, i calzoncini, le scarpette con i tacchetti, se non vuoi rispettare quelle regole ne stai fuori, perché ne hai tutto il diritto come uomo vivente. Quindi una cosa è circolare a bordo di una macchina, altra cosa è condurla per fini economici. Nel momento in cui chiaramente le forze dell'ordine comprendi che sono l'ultimo livello della scala gerarchica, che non sono assolutamente nulla, che sono selezionate per non sapere nulla e anche per non farsi domande, quindi loro fanno le loro procedure, che però poi le puoi annullare tranquillamente davanti a un giudice, perché invece il giudice queste cose le sa, non può non saperle. Il punto è che la sanzione, anche in questo caso, non va a te, uomo, va al soggetto giuridico. Cioè, è il soggetto giuridico l'oggetto della sanzione, tant'è che anche nei verbali vari, adesso non ricordo esattamente come si chiama, comunque nei processi verbali di ammenda, di sanzione, che sia stradale o che sia penale, quello che vogliamo, il debitore è sempre soggetto giuridico, cioè quel nome e cognome scritto in caratteri maiuscoli, che è quello che viene creato appunto all'atto di nascita, in registrazione presso l'anagrafe comunale. Ed è sempre la roba loro. Nel momento in cui la sanzione arriva al soggetto giuridico, beh, l'unico che può pagare quella sanzione è il comune, cioè o meglio lo Stato, rappresentato in questo caso dal comune. Noi non c'entriamo niente con quel soggetto giuridico. È chiaro che se ci identifichiamo in quello diventiamo gli amministratori e dobbiamo pagare. Quindi, nemmeno che quello che succede è in un'aula di tribunale, dove il giudice, fino a un momento prima che tu ti dichiari essere quel nome e cognome, è l'amministratore di quel soggetto giuridico, e se dovesse sentenziare dovrebbe pagare direttamente lui quella che è la sua stessa sentenza. Mentre la prima cosa per poter procedere che ti chiede il giudice è se tu sei Mario Rossi. Nel momento che tu dici sì, sono io, avviene lo scambio di ruoli, il giudice diventa non più amministratore ma beneficiario, l'amministratore diventa il convenuto che ne pagherà le conseguenze in qualità di cattivo amministratore in questo caso, e pagherà la sentenza che il giudice ha emesso. Quindi il punto è che tutte le ammende arrivano al soggetto giuridico, noi non siamo tenuti a pagare assolutamente niente, perché quel soggetto giuridico non ci appartiene e non è di nostra proprietà, lo diventa dal momento che noi accettiamo di essere quello, allora chiaro ne paghiamo le conseguenze. Quindi tutto questo terrore delle multe purtroppo è dato solo da profonda ignoranza, chiaramente sapientemente occultata
da molto tempo e che la gente non riesce a comprendere, anzi addirittura deride, perché è normale, insomma, dopo una programmazione mentale così profonda trova questa che una stupidaggine, che invece è una trappola molto subdola, quindi difficilmente comprensibile. Infatti ricordiamo queste cose qui anche per il tema delle autocertificazioni, se mai dovessero tornare in atto. Di moda. Ma quindi te t'arriva l'ammenda, la lasci sul tavolo e gli dai fuoco o la devi portare comunque dal giudice e dire io non mi riconosco in questo soggetto giuridico? No, essendo roba loro gliela rimandi indietro oppure la mandi al comune che è titolare di questo oggetto giuridico, perché nasce proprio in comune, e la mandi al proprietario, in questo caso al comune, e quindi saranno loro a dover provvedere a pagare l'ammenda, visto che con noi non ha niente a che vedere quel nome e cognome, soprattutto scritto in maiuscolo, perché poi assume diversi significati a seconda di come viene scritto. Su tutto quello che è il commercio e il pagamento di ammende lo troverete sempre scritto a caratteri maiuscoli, così come scritto a caratteri maiuscoli sui documenti o sui conti correnti bancari, perché tutto ciò che gira attorno al denaro è riferito al soggetto giuridico. Perciò ammende e quant'altro vanno spedite al comune, che dovrà provvedere lui a pagare, visto che roba sua la deve pagare lui. A te personalmente è mai capitato di rigirare multe al comune? Beh, noi abbiamo anche annullato provvedimenti giudiziari fasulli per questo motivo, ma soprattutto perché è capitato in più occasioni, perché ci hanno comunque chiaramente creato difficoltà, cercato di impaurire, anche come Tribunale Popolare. Ci sono state azioni portate avanti dalle forze del disordine per ordini ricevuti dall'alto, perché ricordiamoci che poi i vertici danno ordini ma non eseguono mai direttamente, perché chi paga karma poi sono gli operatori dal profondo della loro ignoranza. Quindi è anche capitato che le forze dell'ordine abbiano agito, o meglio del disordine, abbiano agito nei nostri confronti, ma tutte queste carte sono state puntualmente annullate senza neanche presentarci davanti al giudice, perché già presentarsi davanti al giudice significa riconoscersi in quel soggetto giuridico. Quindi l'uomo ha il potere di annullare quelle che sono delle frodi, soprattutto laddove c'è una dichiarazione di azioni false, cioè dichiarazioni false da parte delle forze dell'ordine che hanno dichiarato cose inesistenti o comunque modificate a loro tornaconto. Praticamente hanno compilato carte false. Nel momento in cui c'è una falsità in un atto, l'atto è nullo. Quindi l'uomo ha il potere di annullare le loro carte false. Il problema è che questo chiaramente incute un po' di timore, perché tutto si basa fondamentalmente sulla paura e sull'ignoranza. Laddove c'è ignoranza c'è paura, la paura fa 90, come dice il proverbio. Ed è quella che la maggior parte delle persone sta provando in questo periodo di mascheraio, l'ho soprannominato il periodo mascherato della finta pandemia, o meglio pantomima, dove ci stanno bombardando di notizie false. Cioè, il virus esiste perché esiste la televisione, basterebbe spegnere la televisione, il virus non esisterebbe più, non c'è nessuna pandemia, lo sappiamo. Però stanno tornando alla carica perché hanno visto un po' di lassismo e quindi devono di nuovo incutere terrore nella popolazione e bloccarci di nuovo tutti a casa, perché devono compiere i loro programmi satanici e globalisti. Nel frattempo ne hanno persi di seguaci comunque. E infatti noi la chiamiamo la piandemia, da Plandemics. Tutto un piano. Guarda, personalmente non ho mai messo la mascherina. E l'ultimo viaggio in traghetto, anche lì sono salito senza, non l'ho indossata durante l'arco di tutto il viaggio. Poi c'è stata anche una cosa curiosa, perché al bar, volendo comprare una bottiglia d'acqua già da 30 metri di distanza, vedendomi arrivare senza mascherina, il cassiere mi ha bloccato: la mascherina, cioè, la mascherina non ce l'ho. Allora no, la mascherina, guarda, allora si tenga la bottiglia d'acqua, la mascherina e anche la miseria che state dimostrando, quindi basta non alimentarli, chiuderebbero subito il centro commerciale, basterebbe riscambiare con i piccoli contadini agricoltori del posto e far chiudere tutti questi miserabili con tutto il loro personale schiavizzato e contento di essere schiavo, perché pur ormai consapevole che è una grande pagliacciata, pur di mantenere uno stipendio miserabile per 4 soldi si presta a qualunque tipologia di schiavitù, a qualunque in posizione provenga dall'alto, dai datori di lavoro. È veramente
ridicola, è una pagliacciata questa situazione, però va bene, purché siano almeno veloci da e portarsi via da questi, tutti questi dormienti, questi ormai morti viventi, come li chiamo io, che sarebbero di peso per un nuovo paradigma, non ci stanno a fare niente su questo pianeta. Mm-hmm. Sì, sì. Sarebbero veramente una palla al piede. Concordiamo appieno. Appieno, veramente. Cosa? No, volevo solo dire che sono venduti. Certo. Allora, questo ci riporta anche un po' al tema Germania, cioè in Germania davvero hanno fatto cadere nelle maggior parti delle città abbastanza indipendenti dal controllo governativo, hanno fatto proteste in centinaia e centinaia di migliaia proprio nei primi giorni delle restrizioni delle cose, quando hanno fatto perdere miliardi di euro di fatturato allo Stato, lo Stato ha subito ritirato quelli che erano i provvedimenti al distanziamento, le mascherine, i guanti, l'igienizzante, in tantissime città tedesche, appunto, tutti in piazza, nessuno ha comprato benzina, nessuno ha usato servizi pubblici, nessuno ha usato... Sono andati tutti a piedi 2 giorni e subito il governo ha capito che non avrebbero potuto fare quelle cosine lì. Infatti basterebbe far bloccare un attimo l'economia per dare una risposta individuale e collettiva al governo. Allo Stato. Guarda, è un'analisi che meriterebbe sicuramente un approfondimento. Diciamo che l'italiano non è un popolo coeso, non lo è mai stato e mai lo sarà probabilmente, anche perché l'italiano non esiste, fondamentalmente è un termine, ma racchiude un'infinità di popoli diversi tra di loro. E non è neanche un popolo che sa fare rivoluzioni, e quando ci prova fa solo danni. E poi vediamo, insomma, queste manifestazioni di piazza come va a finire puntualmente. E perciò non possiamo aspettarci una reazione come quella che è avvenuta in altri paesi. Però, dall'altro canto, perché c'è sempre l'altro lato della medaglia, l'Italia in particolar modo in questo periodo storico è sotto attacco perché in realtà è l'unico paese che può portare il vero cambiamento a livello mondiale. Per tante ragioni. Tanto siamo un popolo intelligente, anche se, ripeto, non è un popolo, ma è un insieme di popoli, considerato il secondo a livello globale, secondo solo dopo l'intelligenza dei cinesi. Infatti abbiamo visto dove sono arrivati. E quindi unita l'intelligenza, unita a questa capacità dell'italiano di sapersi arrangiare in ogni situazione, questa fantasia che lo contraddistingue, e questo paese è sotto attacco, proprio dicevo prima, perché è l'unico paese che può portare un cambiamento importante, e io vedo questo cambiamento proprio nel nostro progetto, ma non perché voglio dire che siamo i più bravi, ma perché è l'unico progetto che può veramente dare una svolta epocale. Io lo dico da anni che l'unico strumento che ci accomuna tutti, purtroppo, per fortuna, è il denaro. Perché vedi, quando paghi o quando ricevi del denaro non fai distinzioni di sorta, non guardi se chi ti paga è di destra o di sinistra, bianco, nero, giallo, rosso, verde o blu, o alto o basso, ma accetti il pagamento o fai altrettanto, paghi a tua volta senza stare a fare distinzioni. Quindi è l'unica cosa che può accomunare tutti, non sono associazioni, non sono movimenti, ancora meno i partiti che riportano all'interno delle gabbie tutta quella fetta della popolazione dormiente, ancora inconsapevole, ma pur mantenere, cioè il denaro ti permette di mantenere la tua autonomia individuale o collettiva o associativa, ma è uno strumento che ti può veramente cambiare le sorti non solo di un paese, ma di tutti i paesi, fondamentalmente. Parla come una catena che viene recissa da delle forbici, no? E un legame di schiavitù che viene tagliato grazie proprio a questo nuovo sistema. Ed è l'unico strumento che lo può fare ed è un progetto che sta sorgendo in Italia. Quindi, cioè, il seme è nato in Sardegna, si sta sviluppando nella penisola e quindi... No, poi, tra l'altro, non a caso, guarda te... come accadono le cose, anche Bill Gates ha tirato fuori un progetto similare, però chiaramente all'interno del loro sistema, legato al microchip e quindi all'ulteriore schiavizzazione dell'uomo, cioè vuole
conteggiare l'energia, ma non per renderti libero, ma per schiavizzarti ancora di più. Quindi è una battaglia che in realtà è accentrata in Italia, in particolar modo a Roma, perché Roma è l'origine della frode, e Roma dovrà essere la chiusura di questo ciclo, quindi tutto è nato a Roma e tutto dovrà finire a Roma. E quindi la battaglia centrale è in quella città che tra l'altro rappresenta il chakra del cuore della penisola italica. Infatti Roma, al contrario, dà la parola amore, amore, quindi l'amore è legato al chakra del cuore. Quindi la vera battaglia, la grande battaglia, in realtà si svolge nella capitale. Ed è da qui che può cambiare, o in bene o in male, dipenderà da noi, con l'aiuto anche delle altre popolazioni, chiaramente, perché poi siamo tutti interconnessi in realtà, quindi parlo delle popolazioni di altre nazioni, è da qui che dovrà partire necessariamente il cambiamento. Perciò se da un lato sembra un paese debole da un punto di vista di reazione rivoluzionaria, lo è, perché non ha mai avuto questa forza, dall'altra parte però ha una forza energetica che può veramente stravolgere le sorti del mondo intero. Ecco perché sono concentrati nel cercare di zittirci. Ecco, la mascherina, per esempio, che, siccome non c'è nessuna pandemia, però la mascherina a livello subliminale di comunicazione, di simbologia, significa proprio zittire l'unica popolazione che in realtà ha la potenzialità di cambiare le sorti della pianeta Terra. Molto simpatica e controversa, che l'economia, comunque, il denaro, i soldi possono essere uno strumento anche di unione, come la blockchain può essere uno strumento appunto di controllo tramite i D2020, o un sistema di liberazione attraverso un sistema economico sovrano. Dipende sempre dalle intenzioni che hai. Dipende dall'intenzione iniziale dell'uso. È chiaro che il sistema informatico, tutta la rete internet in mano a loro, ma è altrettanto vero che senza questo sistema loro non potrebbero controllarci come vorrebbero, perché il loro obiettivo è quello del totale controllo, per questo che elimineranno il contante e non solo il contante, e ci stanno già abituando da anni all'uso di monete elettroniche. Ma questo faciliterà anche l'introduzione della nostra moneta, perché se da un lato è vero che la gente ha ancora necessità di tangibilità, cioè di sentire in mano qualcosa di fisico, la banconota o le monetine, dall'altro è anche vero che sta perdendo questa abitudine grazie alla controparte, al sistema che sta sempre più costringendo all'utilizzo di monete elettroniche. Quindi questo faciliterà l'introduzione del nostro sistema, perché sarà utilizzato alla stessa stregua a livello informatico, né più né meno come il loro sistema. Tra l'altro questo ha un vantaggio in realtà, perché il controllo della massa monetaria è quasi impossibile. C'è difficoltà a controllare la circolazione e avere l'intera situazione sotto controllo della massa monetaria, mentre a livello informatico questo è invece attuabile, molto più facilmente gestibile, perché hai sempre la situazione sotto controllo e la puoi modificare in qualsiasi momento. E infatti qui questa è anche una domanda da parte di un membro della nostra community, appunto, perché il digitale? Non potreste emettere contante per le persone che appunto preferiscono il contante? Non stiamo appoggiando un po' quella che è l'agenda, diciamo, elitaria? Sì, è una domanda plausibile e anche comprensibile, però come dicevo prima, con le banconote non riesci ad avere totale controllo. È molto, la banconota è di facile, cioè si presta facilmente a delle frodi e anche a un controllo non regolare. Per esempio, per dirtene una, oggi sappiamo che nelle Filippine, la Banca delle Filippine, unitamente all'agenda ONU e della Commissione dei 300, solo di banconote delle banche commerciali italiane hanno in deposito cifre che sono a 66-0. Soltanto le banche commerciali italiane, senza parlare del resto del mondo, senza parlare in globale in questa cifra quello che possiede il Vaticano, e senza considerare nemmeno i milioni di tonnellate d'oro che sono depositate. Parlo di milioni di tonnellate, attenzione, non di pochi chili. Ma solo di banconote stiamo parlando di cifre considerevoli, quindi poi sentire parlare di crisi economica è veramente ridicolo, non assurdo ma ridicolo. E quindi questo è possibile grazie a causa delle banconote, perché non c'è un controllo, è impossibile controllarle.
controllarne la corretta circolazione. E al di là di questo, dobbiamo anche dire che stiamo andando verso periodi storici diversi e comunque, volenti o nolenti, la tecnologia sta prendendo sempre più piede e quindi dobbiamo, a questo punto, visto che c'è, sfruttarla al meglio per nostro vantaggio, non certo a nostro svantaggio. Ma dal momento in cui comunque il denaro scomparirà, cerchiamo di approfittare di questa condizione per dare maggiore forza al nostro progetto, che sì, è informatico, ma con un'etica e delle regole che sono completamente diverse da quelle che il sistema sta cercando di propinarci. Poi domani si può anche tornare alla banconota, però ciò non toglie che entreremo di nuovo in una condizione di difficile controllo della massa monetaria, a parte i costi che ciò comporta, e poi non solo i costi, ma tutti gli enti che dovrebbero crescere, nascere solo esclusivamente per il controllo della moneta in circolazione. Diventerebbe una cosa immane, che quella attuale, che però non ci ha portato da nessuna parte, con creazione di banche, istituti finanziari, istituti statali per il recupero delle tasse, insomma un qualcosa che secondo me ormai è morto e sepolto e non ha più modo di esistere. Poi tutto è possibile, voglio dire, quando la moneta è del popolo, è il popolo che deve decidere. Se si vuole martellare gli zebedei un'altra volta, lo può anche fare, voglio dire. Quindi l'importante è che non siano terzi a decidere sulle sorti che il popolo decide. Qui il popolo non decide più niente, in realtà non ha mai deciso niente. Ma mai come adesso a prendere decisioni sono dei cartelli finanziari e bancari internazionali che con lo Stato non hanno nulla a che fare. Ciò non toglie che lo Stato in realtà non è tale, ma è una corporazione, ma per due motivi semplici. Poi anche cioè basta soffermarsi e fare una semplice analisi per capire che se fosse uno Stato, così come molti ancora credono, dovrebbe elargire monumenti a tutta la popolazione, non dovrebbe pagare solo i propri dipendenti pubblici. Facendo questo sta dimostrando di essere un'azienda, perché è come un centro commerciale che paga il proprio direttore, i magazzinieri e i cassieri. I cittadini non sono altro che i clienti che vengono sfruttati, perché entrano, non decidono i prezzi perché li ha decisi l'azienda, e se gli sta bene devono accettare quel prezzo, altrimenti non possono neanche lamentarsi del prezzo. Cioè, non è che quando arrivi alla cassa dici ma questo prezzo non mi sta bene, pretendo il 50% di sconto, perché chi decide è la politica aziendale, così come è assurdo e ridicolo che la gente manifesti in piazza nel momento che hai accettato di essere cliente di quell'azienda. Nessuno ti è obbligato, tant'è che il voto significa proprio rinnovare il contratto con un'azienda. Ma non solo c'è questo. Ancora oggi c'è la gente, perché poi dipende da come giri la frittata, no? E se la monetina ha sempre due facce. La gente oggi è convinta che è giusto pagare le tasse perché lo Stato ti dà i servizi. Semmai l'esatto contrario. Lo Stato ti dà i servizi perché è un'azienda privata. È un'azienda privata, per darti qualcosa in cambio ha bisogno che tu in qualche maniera gli paghi i servizi. È come chiedere all'autolavaggio di lavarti la macchina. Il contratto è tu mi dai 10 euro e io ti lavo la macchina. Quindi non ti sto dando un servizio gratuito, te lo sto dando a pagamento. E lo Stato è la stessa cosa, è un'azienda privata dove tu chiedi il servizio e la contropartita, cioè l'accordo prevede che tu paghi le tasse. Ma questo non è uno Stato, o meglio, sì, è uno Stato di schiavitù. Perché uno Stato, quando ha necessità di denaro, lo crea dal nulla per il benessere della propria popolazione. Non è che ti chiede le tasse. Questo significa tenere una popolazione sotto schiavitù. Una domanda? È un'analisi molto semplice, però difficilmente ti si arriva, sempre a causa dell'indottrinamento mentale che abbiamo subito sin dalla più tenera età. Comprensibilissimo, infatti. Grazie. Grazie mille. Non solo speriamo, ma sappiamo che questa conoscenza, chiamiamola così, perché non sono sono anche informazioni, ma comunque di base a conoscenza per responsabilizzarsi e rendersi sovrani, si sta diffondendo a macchia d'olio tra le persone, tra i network di persone che stanno cercando di risvegliarsi un pochino da questo sistema di schiavitù dormienti. Una domanda che sorge spontanea a quello che dicevi, no, del controllo. Allora, in uno Stato
anche, o come hai detto tu, nel centro commerciale il prezzo viene deciso dall'azienda, dalla politica aziendale, dai prezzi stabiliti ovviamente dal vertice. In sistema economico sovrano chi sono i vertici? Ci sono dei vertici? C'era scritto non c'è gerarchia. Chi stabilisce il corretto o il controllo sul corretto funzionamento della piattaforma? Il popolo. Cioè, in realtà la piattaforma si controlla da sé, nel senso che sono dei semplici automatismi, quindi non c'è possibilità di intervenire su quella che è la regola base informatica. Quella è una macchina, fa quello che gli diciamo noi. Come dicevo prima, i livelli retributivi vengono decisi da tutte le espressioni, o meglio dalle votazioni, chiamiamole così, espresse da tutti gli iscritti al momento dell'accesso alla piattaforma. La macchina informatica non fa altro che calcolare, quantificare questi voti e attribuirli in automatico alle varie professioni. Chi è che poi esegue comunque? Chi è che ha un controllo? No, il controllo è solo che è tecnico informatico, che la macchina funzioni. Chi guida la macchina siamo noi. La macchina, cioè il meccanico controlla solo che il motore funzioni. Chi manovra sono gli iscritti, cioè nessuno ci vieta di aumentare o diminuire quella che può essere la quota della reddit di esistenza, voglio dire, per esempio. In futuro, intanto facciamo sì che parta, poi in futuro si può anche pensare di fare una piattaforma, o meglio, ci sono già i gruppi di discussione che vengono in qualche maniera coinvolti quando c'è da prendere qualche decisione. Chiaro che non è che possiamo accontentare tutti, perché se siamo 60 milioni non possiamo fare 60 milioni di piattaforme, quindi comunque la maggioranza è sempre da tenere in considerazione, perché altrimenti ognuno vorrebbe qualcosa di personalizzato, avremmo 60 milioni di piattaforme, ognuno avrebbe la sua. Però l'importante è trovare la sua, cioè qui non stiamo più facendo un qualcosa per un tornaconto di qualcuno, è un tornaconto che deve essere generalizzato, cioè dobbiamo stare tutti bene, no? Non solo un'elite. E quindi si andrà a scegliere la soluzione migliore tra tutte quelle proposte. Ok, grazie non mille. Non c'è una speculazione, ecco, voglio dire. Non ha motivo di esistere, come non hanno motivo di esistere le tasse o le imposte in un sistema come questo. Non hanno proprio senso. Cioè non hanno senso neanche nell'attuale sistema. Ormai è chiaro, le imposte sono fatte per tenere la popolazione sotto condizioni di schiavitù. Non hanno alcun senso logico. E potremmo fare anche degli esempi pratici, un'infinità di esempi pratici. Ecco, una cosa invece ci tengo a sottolinearla che è importante. Vi faccio l'esempio pratico. Allo stato attuale, metti il caso che un contadino investe in sementi un certo quantitativo di denaro. E poi impiega dei mesi di lavoro per ottenere il raccolto che è destinato alla comunità, comunque ad essere venduto presso il mercato comunale, per esempio. Arriva una grandinata e ti distrugge il raccolto. Quindi tu hai buttato l'investimento, i mesi di lavoro, quindi tutta la tua energia e anche il raccolto. Sei praticamente rovinato. Allora, invece, nel nostro sistema come funziona? Le ore svolte per la comunità, in questo caso sono svolte per la comunità perché tu stai producendo un qualcosa che sarà per la comunità. Allora, tu ti auto... produci. Ti registri queste ore, ti stai autoremunerando quella che è l'energia che hai profuso per questo lavoro. Nel caso in cui arriva la grandinata, il problema non c'è, perché è vero che stai perdendo il raccolto e quindi l'introito del raccolto, ma non sei rovinato, perché tutte le ore che tu hai svolto in questa prestazione d'opera, in questo lavoro, chiamiamolo come vogliamo, sono autoremunerate. Non le devi chiedere a nessuno. Questa è la stessa cosa che lo stesso esempio te lo posso fare per un compositore musicale. Un anno di lavoro per comporre un'opera che sarà poi pubblicata, messa in, mi sfugge sempre il termine appropriato, ma è data al pubblico, no? Un'opera musicale, cioè, quindi esposta... distribuita. In teatro, adesso non mi viene il termine, comunque rappresentata a livello teatrale, capita un incendio
verso la propria abitazione che ti distrugge anche l'opera. Quindi tu hai buttato un anno della tua vita e hai in mano un pugno di mosso. Invece tutte le ore dedicate all'opera sono retribuite. Ed è giusto che sia così, perché è una trasformazione della tua energia in un qualcosa che è per la comunità. La stessa cosa dicasi per una mamma, che è diverso dalla casalinga, perché la casalinga agisce per sé. La mamma no, la mamma sta adoperandosi per portare avanti la buona educazione dei propri figli, che sono alla base la base portante della società. Quindi è comunque un'opera per la società. Quindi le ore vanno remunerate da chi? Da lei stessa, perché sua è l'energia, suo è il tempo e suo è il denaro. Quindi deve essere lei a gestirla, né più né meno, come accade nel corpo umano. Il sangue nel corpo umano è paragonabile al denaro in circolazione, alla massa monetaria in circolazione nella società. Quindi il sangue è uguale al denaro. Ma nel corpo umano, affinché il corpo funzioni regolarmente, ci deve essere il giusto quantitativo di sangue e la giusta velocità di circolazione. Così come nella società ci deve essere il giusto rapporto di quantitativo di denaro rispetto ai beni e ai servizi, alla popolazione, e anche la velocità ne consegue, che deve essere né troppo veloce né troppo lenta, perché altrimenti debilita il corpo, in questo caso il corpo societario. Ma c'è una netta distinzione, una distinzione fondamentale, che nel corpo umano il sangue viene autoprodotto dal midollo, nella società però questo non avviene. Quindi noi stiamo facendo in modo tale che invece avvenga anche a livello societario, dove ciascuno andrà a creare il proprio sangue, quindi la propria economia. Nel caso appunto della grandinata e distrugge il raccolto, cioè a quel punto non è più un problema, come dici tu, individuale dell'agricoltore, ma cioè, se ne fa carico nella comunità, perché poi lì no, potremmo anche sfociare magari in discorsi che magari tra 20 anni si fonderanno ecovillaggi sulla base di questa economia, su una base di libero scambio, libera aggiunta di valore. E se però tutte le terre del contadino vengono distrutte da una grandinata, la comunità come si fa carico, tutti insieme, la collettività, di questo danno? Ma guarda, questo può essere semplicemente un modo affinché la comunità incominci a essere tale, perché laddove c'è un problema, la comunità, che sarà registrata né più né meno come singolo all'interno del sistema, può deliberare l'attribuzione di denaro per qualunque evento. Per esempio, può essere quello che tu hai portato come esempio, come può essere la costruzione di una scuola. Cioè, per costruire una scuola non è che devi andare a raccattare denaro chissà dove, lo crei dal nulla. Che così dovrebbe essere, non stai facendo altro che trasformare un'energia in un altro tipo di energia. Non è che ci dobbiamo privare di qualcosa per costruire qualcosa di nuovo. In realtà, a parte che con questo sistema tutti coloro che si adoperano, quindi chi materialmente costruisce, cioè i muratori, vanno a attribuirsi direttamente le proprie ore, non vengono pagati da nessuno perché sono pagati da loro stessi. Eventualmente invece i beni da acquistare, si può tranquillamente creare il giusto quantitativo di valore che occorre per creare quello che è un bene comune della comunità. Quindi la comunità si riunisce, determina, decreta e stabilisce quello che poi il sistema, essendo al servizio delle comunità, va a elargire per un semplice fatto di contabilità, ma niente di più, non perché c'è un'approvazione da parte del sistema. Il sistema è un automatismo e si basa sulle regole che gli abbiamo imposto al momento della progettazione. Lo stesso dicasi ti faccio un altro esempio pratico, perché vedi, la gente è convinta che sia giusto pagare un'assicurazione. In realtà non ha capito che anche questo è un sistema di schiavitù, perché tu lavori, ma poi per pagare tasse, sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista e quant'altro. In realtà, cosa succede? Un vero Stato, nel momento in cui c'è un danno, cosa fa? Crea, come era una volta, crea il quantitativo di denaro necessario affinché quel danno venga ripristinato. Cioè, crolla una scuola, si stabilisce che lo Stato crea il denaro necessario per mettere in piedi la scuola. Questo nel pubblico. Allora non vedo, se questo può accadere nel pubblico e dovrà tornare ad essere così, perché non è più così, è giusto che sia anche nel privato. Nel senso, se io causo un incidente, non per volere, non perché ho voluto, cioè ho creato un danno in maniera dolosa, con premeditazione, ma un incidente fortuito,
io no, cioè, ho causato un danno che può essere ripristinato semplicemente con l'attribuzione di un pari valore che ripristina le condizioni precedenti all'incidente. È un po' come la scuola. Se ti crolla la scuola perché dalla montagna arriva un masso, non è che chiedi alla montagna il risarcimento dei danni. O se ti casca un fulmine sulla testa, non è che chiedi risarcimento a Dio o all'Enel. Ma non, cioè, c'è neanche, non c'è neanche bisogno appunto di un'istituzione assicurativa. No, nel modo, infatti non ha motivo di esistere. Cioè, non chiede a nessuno il risarcimento, crei il denaro necessario affinché quella condizione venga ripristinata come era in origine. E a noi questa cosa sta molto a cuore, Giancarlo, sta molto a cuore a noi questa cosa, perché essendo di Ascoli viviamo in zone terremotate, cioè paesi interi distrutti, rasati a zero, tutte le case crollate. E lo Stato è schiavo dell'Unione Europea, dell'euro, e non può creare denaro dal nulla. Potendolo fare, dato che ha le riserve auree. Esatto. Questo ti fa capire molte cose di cosa è in realtà lo Stato, ma ciò non toglie che noi, popolo sovrano, meglio popolazione, preferisco parlare di popolazione, e, essendo tali, possiamo dotarci di una nostra moneta. Non dobbiamo aspettare che sia lo Stato a elargirla, perché altrimenti siamo ancora... abbiamo non il prosciutto, anzi il salame davanti agli occhi, abbiamo due maialini proprio, uno da una parte e uno dall'altra, e quindi non riusciamo proprio a vedere oltre come siamo, stanno veramente le cose. Possiamo veramente creare il paradiso in terra, basta volerlo. Esatto, cioè è la comprensione che questa condizione di schiavitù è voluta da una piccola esigua parte dell'elite mondiale, e noi ci siamo cascati come delle pere cotte. Questa è la verità, però bisogna capirlo. Molti purtroppo ancora vanno a protestare senza capire, non ultima quella del 18 a Roma, senza fare nomi, riferimenti, ma io è da anni che dico che non serve a niente protestare, per due semplici ragioni. Uno, perché se protesti ammetti di averti, che lo Stato è il tuo padrone, cioè ammetti l'esistenza di qualcuno che ti sta sopra, quindi ammetti di essere sotto, di sottostare a un padrone. E due, perché comunque energeticamente stai alimentando il sistema. Che tu ne parli bene, che ne, o che ci vada contro, tu stai alimentando il sistema. Lo legittimo. Quindi è l'unica maniera per far crollare questo sistema, definitivamente, perché è già morto in realtà. Energeticamente è già morto. Però gli stiamo dando la flebo a un cadavere. Noi stiamo mettendo una flebo, iniettando una flebo a un cadavere. È già morto, ma siamo noi che lo teniamo in vita con la nostra ignoranza. Ecco, iniziamo ad imparare queste nozioni per uscire dall'ignoranza. Se ti va, adesso andremo a leggere quelle 3-4 domande che ci sono rimaste riguardo la piattaforma, sì. Riguardo la piattaforma della community. Allora, da Giovanni, grazie mille di averci sottoposto queste domande, questi quesiti. È chiaro che il sistema economico sovrano è un nuovo grande paradigma economico che serve a soppiantare il vecchio. Grande idea, e tutti quelli che hanno ancora un briciolo di cervello dovrebbero saltarci subito dentro. Di fatto è quello che stavamo aspettando da tantissimo, quindi grazie per averlo messo insieme. Questi sono dei ringraziamenti ufficiali da Giovanni. Il mio dubbio è sul funzionamento, che non prevede il passaggio di moneta, in quanto i soldi si caricano e si cancellano dal conto. Non sarebbe più facile usare il sistema più tradizionale, appunto ne abbiamo parlato prima, con banconote e passaggio di denaro, che ovviamente apre le porte a possibili truffe e roba varia. Forse questo aiuterebbe gli scettici a partecipare, perché il funzionamento non mi sembra così immediato per l'utente medio, conservando ovviamente tutte le caratteristiche che ci interessano. Cosa ne pensi? Questa, non più che altro per gli scettici, ma per l'utente medio che con la tecnologia non ci sa tanto fare, ma soprattutto che si rifiuta di imparare, perché a priori dice non sono capace. Tu cosa ne pensi? Come si sviluppa questa situazione? Guarda, intanto no, non è vero che non c'è passaggio, perché in realtà nell'acquisto dei beni il passaggio c'è, quindi il prezzo delle merci, cioè, perché noi abbiamo fatto l'esempio finora dei servizi, delle prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, mentre nei beni c'è il passaggio del valore del bene che viene scambiato, quindi sempre a livello informatico, ma c'è. E come dicevo prima, il problema della banconota è la gestione. Ci vorrebbe una struttura immane, enorme,
per gestire la banca. Basta vedere cosa è stato della Banca d'Italia, di tutte le banche, degli uffici pubblici, per l'attribuzione delle, la raccolta delle tasse, insomma, è un apparato, ci vuole uno Stato, un nuovo Stato solo per gestire una moneta che, sinceramente, sono figure che ormai è meglio che si estinguano, perché non ci serviranno più. Tutti i commercialisti, i bancari, tutte queste figure non avranno mai, gli esattori delle tasse, dovranno cambiare mestiere. Uh-huh. Però, come dicevo prima, anche è vero, molta gente potrebbe avere problemi, ma qui ci sarà la nuova figura del coadiuvante, cioè di colui che magari senza un'occupazione specifica, che potrà dedicare le proprie ore per aiutare magari gli anziani e quelli che hanno problemi alla gestione del conto, si potranno attribuire quello che è un servizio fondamentalmente per altruistico, per la comunità. Ma al di là di quello, in previsione del fatto che, come sappiamo, la banconota scomparirà, quindi andare, cioè, la vedo più come una condizione di cui cavalcare l'onda, cioè approfittare di questa situazione, avere lo stesso strumento, o meglio, la stessa tipologia di strumento, ma con un'etica diversa. Poi tutto si può fare, ma è un lavoro dispendioso, molto dispendioso, mentre con una piattaforma i costi di impianto, di gestione sono limitati, fondamentalmente possono gestire milioni di persone, anche il mondo intero. Con le banconote la vedo difficile ed è più facile tornare a un discorso di truffe, cioè con la banconota è più facile creare le truffe, cosa che in realtà è impossibile. Anche falsificare le stesse banconote? Anche. Mentre se il sistema informatico è protetto, l'unica cosa che possiamo ricevere è un attacco informatico, ma lì ci sono le contromisure. Ma le regole di ingaggio, cioè le regole di funzionamento, sono quelle, non c'è possibilità di modificarle o di fare delle grandi truffe, anche perché poi in questo sistema tutti hanno necessario, quindi non c'è neanche più motivo di pensare di fare il prossimo o di rubare. Cioè, oggi chi ruba sottrae dalla massa monetaria un qualcosa alla comunità, ma in questo sistema informatico, se qualcuno tra virgolette ruba, nel senso che si segna qualcosa in più, qualche ora in più, è disonesto nei propri riguardi della comunità, ma non sta portando via niente a nessuno. Cioè, non è che toglie dalle tasche di un altro del valore. Quindi si basa sulla rieducazione e sull'etica e la fiducia e il buon senso della popolazione. Bisogna cambiare proprio la testa della gente. Non ci sarà motivo di rubare, perché tutti avranno almeno lo stretto necessario per diritto, perché siamo venuti in questa terra creditori, ma si trasformano in debitori un attimo dopo con una frode legale, appunto. Legare significa legare proprio. Cioè siamo legati a un sistema truffaldino, incatenati. Legati e incatenati. Quindi di conseguenza anche l'introduzione di sani principi morali per l'utilizzo. Allora, in questo sistema sarà possibile, certo. Cosa che non è possibile allo stato attuale. Punto, che è un'evoluzione completa della condizione umana, cioè per la prima volta abbiamo possibilità di essere onesti. Allora, domanda numero due: sarebbe estremamente più facile formare piccole comunità indipendenti nelle quali si usa il sistema come moneta interna? Intendo comunità fisiche, perché la vedo difficile riuscire ad usarlo con altre persone altrimenti. Mi spiego meglio: io posso accettare di usarlo e produrre le mie verdure. Diciamo che c'è un tizio nel mio paese che me le compra usando il sistema, anche lui, il DIN, quindi. Io vado al suo negozio di seggiole e me ne prendo una, ma lui le seggiole ovviamente le compra all'ingrosso, in euro, così come le bollette e le spese. Quindi ci rimette e si creano una serie di paradossi. Questa appunto prima l'abbiamo spiegata un pochino, no? La riprendiamo. So bene che questa domanda è la più comune, quindi la porrò in maniera diversa. Come transitiamo efficacemente da un sistema all'altro? Come facciamo a deludere lo Stato che verrà a battere cassa in euro? No, in realtà se tu entri in questo sistema, essendo extraterritoriale, non devi pagare tasse a nessuno. Qua stiamo agendo da uomini, non da soggetti giuridici. Ricordiamo sempre che quando siamo nel commercio agiamo come soggetti giuridici. In questo caso non abbiamo niente a che vedere con il progetto giuridico. Non facciamo commercio, ma scambio. È solo una questione di termini legali o
anzi giovedì. Per quanto riguarda la domanda di prima, è vero, è una domanda comune, ma non è un paradosso. E ti spiego perché. Innanzitutto è chiaro che più saremo e più diffonderemo in questo arco di tempo che ci separa dall'uscita online del sito al momento in cui saremo totalmente operativi, più saremo e più efficace sarà l'intero sistema. Però all'inizio si potrà agire in questo modo. È vero che noi acquistiamo i beni in euro, ma è anche vero che la parte di incasso in euro potrà essere destinata nella vendita in percentuale dei prodotti all'interno del circuito ordini, che non significa che vanno persi, significa semplicemente che tu li incassi in una moneta diversa, che però non è una perdita, perché potrai utilizzarla all'interno del sistema. Quindi non stai perdendo niente, stai semplicemente incassando una parte di prodotto venduto all'interno del circuito con una divisa diversa che potrai utilizzare all'interno del circuito. È un po' come andare all'estero. Vai all'estero, cambi, no? In alcuni paesi ancora oggi cambi, non usi l'euro. È la stessa cosa. Chiaramente questa percentuale aumenterà man mano che tutta la filiera pian piano entrerà, anche perché, allora, l'ho già specificato prima, l'economia sta morendo, è già morta. E il sistema vuole che l'economia italiana muoia del tutto, perché devono andare avanti solo le multinazionali, che sono di loro proprietà. Infatti hanno ammazzato la piccola, media, ma anche la grossa, ormai anche la grossa impresa. Se tutta la filiera non si converte nel nuovo sistema, morirà completamente, perché l'ingranaggio si va a bloccare, l'orologio si ferma. Basta una rotella che si blocca, soprattutto quella, come dicevo prima, l'ultima, cioè quella dei clienti, che senza clienti l'intera filiera si ferma. Se non ci fossero i clienti, quindi la massa monetaria alla base, la filiera si ferma. Che se io, barista, non ho il cliente che mi viene la mattina a fare colazione, io chiudo, ma non chiudo solo io, chiude chi mi porta il caffè, chi produce la macchinetta del caffè, chi mi produce gli alcolici, il bancone del bar, chiude chi mi porta i bicchieri, quindi chiuderà anche di conseguenza chi i bicchieri li produce, chi fa la raccolta del vetro, o meglio chi trasforma il vetro, cioè si blocca l'intera filiera. Quindi qui o ci trasformiamo completamente o chiudiamo tutti quanti, compresi i clienti, perché chiaramente la cosa poi che interessa alla base inizialmente cos'è? Tre cose fondamentali: mangiare, vestirsi e avere un tetto sulla testa, il resto è superfluo. Non è necessario, è superfluo. Il 90% di quello che ci circonda è superfluo. E dà da mangiare solo alle multinazionali. Noi dobbiamo tornare a avere chiaramente le comunità, ma da una parte è vero la nota che ha detto il nostro amico, che può funzionare all'interno della comunità, ma non potrebbe funzionare a pieno se non ci fosse l'interscambio con le altre comunità, sia attigue, in questo caso anche lontane, perché internet ci permette di connetterci con tutti. Laddove un bene indispensabile non c'è in loco, tu hai la possibilità di ordinarlo attraverso internet, grazie alla, in questo caso usiamo la globalizzazione del nostro sistema, che ti permette interscambio da una parte all'altra del mondo all'interno dell'e-commerce. È una trasformazione, e come tutte le trasformazioni necessita di tempo. È impossibile, cioè una quercia prima di diventare quercia, per quanto grande e forte, è stata una ghianda, e poi una piantina, come si dice, quando spuntano le prime foglie? Germoglio. Il germoglio, esatto. Questi giorni sono abbastanza, scusate, non sono molto chiaro in questi ultimi tempi, ma non stacco un momento. Germoglio, prima di diventare quercia, ce ne vuole. Oddio, siamo in tempi di in accelerazione, perché questi loro consapevolmente stanno agendo così, perché sanno che i tempi sono ristretti, quindi da un lato tutte queste restrizioni in realtà ci stanno permettendo di accelerare anche a noi. Se questo progetto fosse uscito un anno, due o due anni prima, non avrebbe avuto nessun risultato efficace, nessun successo. Invece lo sta avendo, vi posso garantire che lo sta avendo, proprio perché è uscito nel momento che doveva uscire. Sì. E io ci sto dietro quasi da 5 anni, però ora e solo ora capisco perché non siamo riusciti a farlo decollare prima. Perché doveva uscire adesso. È il momento giusto. Ci troviamo in un momento molto, in una posizione molto simile. Anche noi dal nostro lato stiamo facendo una piattaforma che non provvede una moneta propria, ma comunque che provvede il poter, cioè comunque beneficiare ogni utente, okay? Dove i programmatori e il team della costruzione sono quasi completamente esenti da quello che è la vita propria della piattaforma. E appunto anche noi
proprio adesso stiamo ufficializzando le cose, dopo 3 anni di lavoro, potevamo uscire nel 2018, ma non ci siamo riusciti. E c'era un motivo. Posto giusto. C'era un motivo. Giusto. Sì, tra l'altro, a proposito del momento giusto, perché la piattaforma, come ho avuto modo di accennare all'inizio, non è solo economica, ma anche sociale, eccetera. Non so se avete notato, ma da lunedì abbiamo la chat interna al sito, nella voce contatti c'è l'area marketing, meeting chat, che si prefigge, ecco sì, se la fai vedere ancora meglio, che si prefigge di mettere in comunicazione tutti coloro che vogliono creare un nuovo paradigma e che hanno necessità di incontrarsi perché magari abitano qualche centinaio di metri ma non si conoscono. Quindi la chat, ti puoi anche registrare così la possiamo vedere all'interno, la chat dà la possibilità di appunto accedere per aree tematiche e all'interno delle aree tematiche si possono creare, chiedendo, adesso siamo in corso di cambiare, ci sono dei cambiamenti in atto, comunque per il momento si può chiedere di creare dei gruppi dedicati all'area specifica secondo la località. Questo servirà per mettere assieme tutti coloro che vogliono costruire qualcosa di nuovo sul proprio territorio e necessitano di incontrarsi con individui che hanno gli stessi ideali e gli stessi interessi. Ma è passato? Diciamo tutta la procedura in diretta. Naturalmente siamo appena partiti, quindi è ancora piccolina, però insomma, ecco, vedi le aree, area salute, area. Bello. 32 membri nella salute, qui sicuramente sono medici e infermieri che vogliono creare nuove cliniche olistiche e sono stanchi di essere oppressi all'interno degli ospedali tradizionali, da quelle che sono le ASL, quindi aziende sanitarie locali, quindi aziende private fondamentalmente, e che vogliono evitare di vaccinarsi, così come vorrebbero i nostri politica con due L. Lo stesso dicasi, perché sono le aree le più attive sono quelle della sanità e quelle dell'istruzione. Molti insegnanti vorrebbero creare nuove scuole da uomini e donne viventi. Ricordiamoci che per creare una scuola non è necessario avere nessuna autorizzazione, a meno che continuiamo a utilizzare quel nome e cognome che è di proprietà dello Stato. Allora a quel punto siamo soggetti a qualunque tipo di licenza e di autorizzazione. E questo è fondamentale che ci entri nella testa, perché no, niente possono nei confronti di chi non si identifica nel soggetto civile. Davvero ecco perché... bello! Sì, è un'ottima idea. Davvero bello! Chat, veramente. Rimaniamo sorpresi positivamente, molto positivamente, dato che comunque ne sappiamo di queste cose. Bravissimi ragazzi! Questa è un'ottima idea! Con tutte le varie aree, con tutti i vari membri online, cioè è una figata! Bellissimo. Sì, poi è una chat che ha anche molte funzionalità, l'invio di documenti, scambio di documenti, messaggistica vocale e altre la possibilità di andare in diretta online, se fai una diretta su Facebook o su YouTube puoi anche averla qui dentro il canale o dentro il gruppo e tante altre cose. Adesso sembra qui a vedere, in realtà è molto elegante e semplice, però ricca di funzioni, che è quello che serve per la creazione di gruppi operativi, per la creazione del nuovo paradigma. Non è una chat per passarci tempo, ecco, è una chat per chi vuole creare nuove realtà, comunità, mettere in connessione le varie realtà per lo scambio, per la creazione di linee guida, per passare la propria esperienza, ecco, a questo scopo. Grazie mille di questa chicca. Allora, torniamo un attimino alla domanda. Partiamo con domanda numero 3. È possibile iscriversi anche senza caricarsi il conto? Per esempio, io ho un agriturismo in affitto e continuerò per forza di cose almeno per qualche altro mese ad usare il sistema tradizionale. Prevedo molto più tempo, mio malgrado. L'idea è che appena ho la possibilità voglio saltarci dentro, ma devo rendermi la vita possibile, Sono prontissimo a fare qualche sacrificio ovviamente, ma ripeto, non posso saltare finché non mi permette almeno di sopravvivere. Questo penso che la domanda sia appunto quando effettivamente
più o meno sarà pronto il conto e il reddito base per l'esistenza. Esatto. Allora, tutto sarà operativo nel momento che verrà aperta la sezione back-end, cioè quando sarà possibile entrare nel conto sarà tutto funzionante a quel punto. Ci vorranno ancora un paio di mesi. Ok. Però può, intanto ci si può iscrivere anche con più figure professionali. Uno si può iscrivere con tutte quelle che sono le proprie capacità, non necessariamente deve iscriversi solo con una tipologia di professione, perché poi a seconda di quello che fai, nel settore che lo fai, andrai a registrare le ore indicando sotto quale aspetto l'hai fatto, no? Sotto quale veste hai lavorato. Però mi viene anche da dire che qua, se cominceremo a essere in tanti, e questo sta a noi, cioè sta anche a lui, a questo ragazzo, come sta a tutti noi, diffondere il più possibile, coinvolgere più persone possibile, perché dobbiamo creare una nuova economia. Quindi nessuno toglie che se ha un B&B di 3 stanze, una stanza la dedichi al circuito DIN, dove comunque quello che lui introita sia nel lavoro che svolge per sistemare le stanze, sia nello scambio del valore dell'affitto della stanza, della cessione della stanza, potrà andare a scambiare i DIN all'interno del circuito con altri temi e servizi, veramente. E noi dobbiamo coinvolgere più persone possibili, cioè questa deve diventare virale. So che non è facile, ma nel momento in cui non necessariamente dobbiamo coinvolgere sin da subito 60 milioni di italiani, ma per ogni località, ogni zona abbiamo tutto quello che è necessario, che ci serve, da chi ti produce il cibo, a chi ti dà i servizi essenziali, l'artigiano, il muratore, il falegname, l'idraulico, l'elettricista, il dentista, e queste figure qua. Quando hai chiuso il circuito, bastano 30 persone che hai già tutto il necessario. Basta avere una figura all'interno che ricopre un po' tutte quelle che sono le figure necessarie, indispensabili per la vita quotidiana, che poi sono quelle persone che incontri tutti i giorni nell'attuale sistema e alle quali devi parlare del nuovo paradigma e fargli capire che c'è un'alternativa. D'altronde, diversamente, siamo destinati tutti a arrivare nella miseria. Intanto cerchiamo di comprendere che le pensioni saranno tolte a breve. Io ci metto la mano sul fuoco, non passerà tanto, perché devono comunque decimare la popolazione. E gli anziani al sistema non servono più perché non sono produttivi. Quindi in quel momento lì la situazione sarà ancora più grave. Perciò prima agiamo in velocità nel coinvolgere sempre maggior numero di individui e meno drammatica sarà la conseguenza di questo stato di cose che l'elite ci sta riservando. Queste brutte sorprese che sono ormai dietro l'angolo. Le abbiamo già assaporate col primo blocco e a breve arriveranno le altre. Quindi sì, mi raccomando, sicuro, qua deve essere l'impegno di tutti. Non possiamo più delegare. Noi fino ad oggi abbiamo delegato sperando che lo Stato avrebbe risolto i problemi che in realtà ha creato appositamente. Quindi non è più tempo per tergiversare o spendere o perderci in proteste, in contestazioni di piazza che non possono assolutamente veramente a nulla se non a peggiorare la situazione già critica di suo. Quanta percentuale di possibilità gli dai a un secondo lockdown? Perché pensi che 100%, perché purtroppo la massa della popolazione è rincoglionita ed è stata rincoglionita attraverso il principale strumento, che è la televisione, che ancora viene seguita dai più, ma non ci interessano, quelli sono destinati già a scomparire da questa dimensione entro breve, perché comunque tra paure, mascherine, eccetera, il nostro inconscio ne risente a tal punto che stanno già incominciando a cadere come pere cotte, anche se nessuno ne parla, stanno morendo a decine e decine ogni giorno ovunque, nel momento in cui hanno un momento di rilassamento da questa tensione quotidiana tra mascherine, paura e quant'altro, sarà una decimazione. Già sappiamo che in Italia hanno previsto entro 2025 l'eliminazione di almeno 20 milioni di italiani circa, quindi loro vanno avanti con i loro programmi e non fanno una piega, cioè sicuramente riusciranno nel loro intento in parte, sta a noi, quelli che i più forti, quelli che rimarranno, che hanno il compito e la responsabilità di creare il nuovo, di non farsi cogliere impreparati, di riorganizzare il sistema in modo tale che sarà il futuro come lo vogliamo noi e non come lo vogliono loro. Ecco, semplicemente questo. Qui viene una domanda interessante. Ah, è quella
su Telegram, Dani. Ah, arrivo. Se c'è la possibilità di... Vai. Questa qua? Sì. So che sembra assurdo, ma se si potesse creare almeno una base fisica e concreta di persone della stessa area geografica che collaborano e usano il sistema in maniera operativa il prima possibile, sarebbe la prova che funziona e che tutti devono imitarci o comunque prenderci d'esempio. Pensate se lo usassero già un paio di paesini in Sardegna, Toscana o una qualsiasi area rurale. Dimostreremmo che ce la possiamo fare. E credo che un bel po' di gente sarebbe disponibile anche a trasferirsi in quei posti per partecipare. C'è... Vuoi dire qualcosa a riguardo? Sì, certo. Non è così semplice. Nel senso che tu considera che qualunque comune o comunità, non comunità, parliamo di comuni tradizionali, che comunità magari le vediamo come un'aggregazione di poche decine di persone al massimo che si aggregano proprio perché hanno già l'obiettivo di un paradigma differente. Ma i comuni tradizionali sono fatti bene o male da una parte della popolazione più o meno sveglia, da un'altra parte completamente addormentata. Quindi pensare che sia un comune, per quanto piccolo, ad attuare la trasformazione non è assolutamente semplice, anzi è la cosa più difficile, anche perché non ci dimentichiamo che per farlo a livello di comune è necessaria l'approvazione dell'amministrazione pubblica. Il problema è che l'amministrazione pubblica rappresenta lo Stato, quindi l'azienda Stato che cura i propri interessi, per quanto fallimentare, perché i comuni sono tutti fallimenti. Ma un sindaco ha delle responsabilità penali e civili nei confronti di quella che è l'amministrazione che lui rappresenta, perché in realtà non rappresenta i cittadini, rappresenta l'azienda Italia. E da questa riceve le direttive e gli ordini di quali sono le regole di amministrazione. Perciò per fare una cosa del genere non è tanto il comune che si dovrebbe adoperare, ma la popolazione stessa, indipendentemente da quello che è il comune, che comunque ormai è morente come amministrazione pubblica, intendo dire, anche perché non ha più fondi. Perciò capisci bene che convincere un'intera comunità, quindi sia la metà che potenzialmente è nelle condizioni di poterlo fare, sia l'altra, è una cosa quasi allo stato attuale impossibile. Mentre incominciare a avere, per quanto un po' a macchia d'olio, sempre più persone che partecipano e che comunque in qualche maniera interscambiano il proprio valore, il proprio tempo, i propri beni, può fare solo che da buon esempio nei confronti degli altri e invogliarli a partecipare. Per quanto riguarda la Toscana, in realtà hai citato, secondo me, le due regioni più ostiche da questo punto di vista. La Toscana è povera di individui che hanno scelto la strada della sovranità individuale, quindi sono ancora molto immersi nello stato attuale. Ecco, forse perché è stata fino a poco tempo fa una delle regioni comunque più fortunate, più ricche, insieme al Veneto, credo, alla Lombardia, Piemonte e quant'altro. La Sardegna apre una questione di cultura, essendo un'isola, essendo distaccata, arriva a comprendere le novità sempre per ultima. Purtroppo io sono di qua e quindi mi posso permettere di dirlo. Questo non significa che non ci siano molti individui che già da tempo hanno intrapreso questo percorso, che stanno collaborando per lo sviluppo del sistema economico, ma se considerate che noi siamo circa 1,5 milioni più o meno, siccome la percentuale minima è uguale in tutta Italia, alla fine non so quanti possiamo essere, sicuramente troppo pochi per una trasformazione che addirittura possa avvenire all'interno di un comune. Non voglio escluderlo, perché comunque la mia attività di divulgazione si augura di vedere prima o poi in effetti una località che possa abbracciare totalmente questo paradigma, anche in funzione di diventarne un'icona, un esempio. Però non è semplice, e qui sta un po' a tutti noi. Chiaramente le novità sono sempre viste con un po' di scetticismo, soprattutto adesso, perché la gente ne ha viste di tutti i colori. E se gli dai la vera alternativa, in realtà è quella che viene creduta in meno, perché è più facile essere presi in giro dalla gente, e tuttora ci sono una marea di iniziative che tendono in realtà a frodare il prossimo, ma lì chissà perché la gente ci casca con maggiore facilità.
quando gli presenti un progetto realmente innovativo non è facile comprenderlo, perché li stai portando fuori proprio da uno schema mentale al quale sono abituati, e da un certo punto di vista fa anche un po' paura. Però non voglio dire di no, anzi io ce la metto tutta affinché le cose cambiano, altrimenti non sarei qua, no? Non farei quello che sto facendo, perché comunque sono sicuro che il progetto andrà, non andrà, sta già andando, perché se parliamo al futuro non arriverà mai. Una cosa che spesso sbagliamo è parlare al futuro, perché il futuro è sempre avanti, quindi non lo raggiungi mai il futuro, e quindi non si compie mai, quindi bisogna sempre parlare al presente. Io sono sicuro che sta già avvenendo il cambiamento. Da qui a dire un comune intero che passi sul sistema, non lo vedo così semplice, ma crediamoci comunque, perché come dico sempre, volere potere, se questo sistema sta prendendo sempre più piede, è perché è grazie proprio al fatto che sempre più gente ci crede, e quindi sta creando energeticamente l'egregore della realizzazione del progetto stesso. Esattamente così. Comunque quello che può fare... Ti ha posto la domanda e adoperarsi affinché magari possa accadere in realtà da qualche parte. Sì, sì, no, ma perché poi se deve essere sarà, cioè è inevitabile che se tante attività commerciali di un paese iniziano ad adoperare, circuito, come conseguenza poi vi è questo. La conseguenza è creare, cioè che all'interno del comune si crea la comunità. Deve diventare un virus, in questo caso si deve essere anche contagioso, cosa che non è il Covid. Contagiamoci di positività. Allora, l'ultima domanda è: c'è un referente nella mia zona? Sto vicino a Montalcino. Li stiamo ancora formando, quindi un po' di pazienza, ma basta entrare, chiedere nei nostri circuiti, canali, di partecipare attivamente all'interno di qualche chat, qualche canale, eccetera, per seguire l'evolversi dello sviluppo della piattaforma, del progetto. E dare anche qualche consiglio, collaborare. È chiaro che all'inizio anche noi abbiamo dovuto fare una colletta in euro per partire, perché non è che la piattaforma poteva essere già costruita in DIN, voglio dire. Però stiamo parlando di una fase di transizione, quindi è chiaro che anche noi abbiamo dovuto partire con una raccolta fondi in euro, se no non saremmo qua. Ma contiamo che questo presto possa cominciare a cambiare. Comunque ci sono tutti i presupposti. Ci vuole il suo tempo, chiaramente. Esatto. Un passo alla volta. E noi, appunto, proprio questa mattina abbiamo pubblicato un cortissimo video di una nostra iniziativa che appunto si chiama Noi Giovani Ci Siamo. Noi giovani ci siamo. Se non la cambiate voi giovani, chi la cambia? Infatti vogliamo appunto dimostrare che noi ci siamo veramente, cioè dimostrare che non sono tutti così rimbambiti i giovani, ma effettivamente c'è ancora qualcuno che può migliorare le cose. E soprattutto specifichiamo che se noi giovani siamo il futuro, come dicono gli adulti che tante volte parlano male di questi giovani, in effetti alcuni hanno ragione. Sì, giustissimo, come tra i giovani, tra gli adulti. Allora, noi giovani ci siamo, e voi adulti davvero dobbiamo mettere, cioè il nostro intento è quello di, con questo canale, nelle nostre possibilità, raggruppare più cose possibili, ok? Iniziative, interviste, roba da scoprire, roba sulla quale agire, per mettere insieme e collaborare in tutte le età. Che abbiamo bisogno di unione, unire le forze, gli intenti, le idee. Noi ci siamo e vi portiamo come oggi Giancarlo. E state facendo un ottimo lavoro, complimenti, e ne approfitto per ribadire il discorso che la piattaforma economica permette l'aggregazione pur mantenendo la propria individualità, sia personale sia comunitaria, quindi non c'è il rischio di perdere l'identità di una associativa o quant'altro, ma semplicemente mantenendo le proprie caratteristiche interagire con uno strumento, semplicemente uno strumento di interconnessione e di scambio, che però fondamentalmente diventa di nuovo di proprietà dei legittimi titolati ad esserne proprietari, quindi degli uomini, e non più né delle figure giuridiche, né dei soggetti giuridici, né tantomeno degli stati, o peggio delle banche. Ok, allora cambieremo l'hashtag in questo caso e facciamo Noi Giovani Ti Appoggiamo.
Giancarlo, con questa io saluterei 2 ore e 20, vediamo quanto ne esce fuori alla fine. Grazie mille. E grazie, veramente. Se vuoi. Grazie a voi. Sono senza voce, spero di reggere perché stasera ne ho un'altra. Oh. Bocca al lupo. Scusaci di averti preso così. Sempre, no, sempre disponibile. Sempre disponibile. No, finché c'è voce, anziché finché c'è vita c'è speranza. Finché c'è voce c'è speranza. Parliamoci. Allora, se vuoi appunto ad un prossimo appuntamento, siamo già a stabilire, se vuoi anche per la settimana prossima, tanto nel frattempo fateci arrivare le domande nei commenti e su Telegram, noi ce le salviamo, facciamo una bella lista di tutte le cose da esaurire. Anche magari a livello tecnico con il programmatore appunto, no? Ah sì, se avrai possibilità poi di portarci, noi abbiamo tantissime domande tecniche, persone molto tecniche. Perfetto, vediamo di organizzarla bene. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi e un saluto a tutti i vostri affezionati. Buon lavoro e in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Anche a voi. Noi ci siamo. Ciao grazie. Carlo. Ciao. 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 Ciao.